Ciao ragazzi, ciao ragazze, eccomi con un nuovo interattivo per voi. Come vedete ho già preparato due varianti, bottiglietta ve di vetro con il tappo verde di metallo, bottiglietta di vetro col tappo piccolino di sughero. Come dico sempre, mi raccomando, scegliete in base al vostro intuito, non in base alla forma e al colore che piace. Chiudete gli occhi, fate un bel respiro e ascoltatevi, sarà proprio il vostro intuito a indicarvi qual è la variante che contiene una parte di messaggio che dovete ascoltare. Ovviamente siamo in un interattivo, sono energie generali, siamo tanti, quindi ci sarà una parte di messaggio che vi risuonerà nel cuore e un'altra parte no. È importante che non vi fate ingannare dalla mente e lasciate andare quello che non è per voi. Ecco, questo ci tengo a precisarlo proprio perché siamo tanti. L'energia che viene letta è quella più forte che c'è nel collettivo. Tante volte infatti i due messaggi poi potrebbero essere uno il proseguo dell'altro, si mischiano, magari hanno delle piccole differenze, quindi consiglio a chi aveva il dubbio di scegliere tra le due di ascoltarle entrambe. Ok, adesso cosa andiamo a vedere? Cosa dovete ancora sapere su quest'anima? C'è qualcosa che è rimasto in sospeso, per qualcuno ci può essere distanza o silenzio, per qualcun altro questa persona fa avanti e indietro ma non si espone o perlomeno vi ha detto che gli va bene così e non vuole un impegno serio. Per qualcun altro questa persona potrebbe avere altre situazioni per cui si sente bloccata. Quest'anima vuole mandare un messaggio. Vediamo se questo messaggio è per te che stai ascoltando. E faremo poi appunto la canalizzazione, una breve canalizzazione su entrambe le varianti. Io, come vedete, dentro le bottigliette ho già inserito un messaggio che ho canalizzato io aiutandomi con le mie parole chiave e poi andremo a vedere cos'altro dovete sapere. Io partirei subito con la prima variante, quella del tappo verde. Vediamo il messaggio per te. Della prima variante è questo. Quest'anima vuole dirti questo. Amore mio, mi dispiace se ti ho fatto credere o ti ho detto che non provavo niente per te. Sono stato indeciso anche se contattarti o no. Farò un piccolo gesto per te. Avrai delle notizie su di me o da qualcun altro. Forse saprai che finalmente ho venduto qualcosa che per me era importante, mi creava tanti problemi. Sai che amo curarmi, sono un po' vanitoso. E ci sono stati tanti malintesi tra noi. Io sto cercando un compromesso in questo momento, con me stesso o con altre persone. Forse un caffè tra noi, come una volta, potrebbe permetterci di chiarirci. E io credo che questa persona pensi a una giornata dove avete bevuto un caffè insieme e avete chiacchierato. Vedo questa scena. E mi sono proibito questo amore. Dice, a volte penso alla tua allegria e mi ritrovo a sorridere, la tua allegria mi contagiava. Io credo che questa persona fosse una persona un po' ombrosa e che tu con la tua leggerezza e allegria riuscivi ogni tanto a strappargli un sorriso a una persona che veramente faceva fatica a essere morbida, la vedo molto rigida questa persona. Ci saranno delle novità che arriveranno, che ti arriveranno. Questa persona potrebbe essere tornata single. O se era una persona single che non si voleva impegnare, sta cambiando prospettiva. Questa persona dice: sappi che io voglio un'altra possibilità per questa storia, perché credo che tu sia la mia anima gemella. Per qualcuno ci potrebbe essere un legame col lago e l'eterno. Questo era il messaggio. Adesso voglio comunque tirar fuori delle parole chiave, visto che mi sono fatta aiutare prima anche dalle parole chiave per darvelo questo messaggio. C'è una data importante per qualcuno, magari che è appena passata o che arriverà a giorni, che fa pensare a questa persona, a te. Ti vuole fare una rivelazione, la verità è riuscita. Una persona che si è comportata molto male, forse immatura nei tuoi confronti. Per qualcuno, qua c'è la parola chiave, architetto, architettura, edilizia, potrebbe essere che tu o quest'anima lavorate in questo settore o forse visto che doveva vendere qualcosa di importante, magari doveva fare anche dei lavori questa persona in un'abitazione, per esempio, o in un posto di lavoro. Per qualcuno tu o quest'anima potreste avere un tatuaggio, per qualcuno qua c'è qualcuno che ha un tatuaggio
che richiama l'altra persona. Ci sarà un anello in arrivo, o forse ti ha regalato un anello quest'anima. Siete a distanza. Ci sono stati degli ostacoli, poteva essere per qualcuno anche un po' libertina questa persona. Si ricorda un locale pubblico qui, per cui potrebbe essere che o lavorate o lavoravate in un locale pubblico o vi vedevate magari in un bar proprio per bere un caffè ogni tanto. Questo mi arriva. Una persona che ti ha detto delle bugie, che è stata falsa, che ti ha nascosto delle cose, forse i suoi sentimenti per te, che provava qualcosa, o forse proprio qualcun altro o qualche altra cosa che ti ha creato problemi. E c'è stata, guardate, una rottura proprio per queste bugie, queste falsità che quest'anima può averti detto. Vuole telefonarti, vuole mandarti un messaggio o vederti questa persona. Per qualcuno potrebbe avere degli occhi scuri. Amore, non corrisposto, è uscita anche prima. Io ti ho fatto credere di non amarti. Siamo in separazione qua, ci siamo allontanati. Se eravate solo amici, questa persona in ogni caso si è allontanata da te. Se c'era qualcosa tra di voi, si è allontanata da te per qualcosa che è successo. Una persona molto vanitosa, me lo ribadiscono, fissata un po' con la moda, cioè che gli piace curarsi. Una persona che amava la sua indipendenza o forse deve ritornare ad essere indipendente da qualcun altro. Ancora, l'ha detto anche prima, mi è uscita anche prima, vuole un'altra possibilità questa persona. Ci potrebbe essere stato una discussione, un litigio tra di voi. Queste erano le parole chiave, vediamo ancora cosa ti vorrebbe dire con le mie carte, le parole che non ti ho detto, dove ho sia frasi che parole chiave ancora. Ancora, dice che è stato immaturo, ha fatto degli errori e adesso sta cercando un equilibrio perché è stato molto squilibrato. Questa persona dice che non sa come comportarsi, è un po' indecisa, è indecisa. Infatti c'era scritto che era indecisa se cercarti o meno. Perché? Perché è codarda, ha paura di quello che è successo. Guardate, sono insicuro. Ho paura, eccolo, ha dei dubbi, non sa che fare, ma sta tornando da te. Come abbiamo visto nel biglietto, effettivamente questa persona, anche se è indecisa, se ha paura, se non sa come comportarsi, non sa come fare, alla fine cederà più il desiderio di vederti e ti farà una visita inaspettata o un messaggio inaspettato. Una persona che probabilmente doveva prendere delle decisioni, aveva delle cose da risolvere qua. Infatti, per qualcuno potrebbe avere bisogno ancora di tempo perché potrebbe, guardate, avere problemi economici o problemi familiari, per qualcuno ci può essere anche la distanza qui, perché abbiamo mezzi di trasporto e viaggi, come parole chiave, ma c'è anche la vendita o l'acquisto di qualcosa. Ti ho nascosto i miei sentimenti. Guardate, amore proibito, mi era uscito prima proprio che lui si è proibito questo amore. Una persona che ha paura ma vuole tornare da te. Questo è quello che ci sta dicendo. Vediamo. Ancora, chi è questa persona per te? Guardate, viaggio, qualcuno che è viaggio per venire verso da te, di te, per qualcuno ci potrebbe essere distanza o potrebbe essere una persona che viaggia tanto. Scusatemi, quando faccio questo tipo di messaggi è così. Guardate sotto, abbiamo l'incontro, è in viaggio per tornare da te. Per qualcuno potrebbe essere una persona che viaggia tanto, sia per passione, perché gli piace e ha o per lavoro soldi pochi, l'abbiamo visto che c'erano problematiche economiche perché questa persona probabilmente deve vendere o fare qualcosa per poter acquistare qualcos'altro. Casa, per me, per qualcuno qui c'è di mezzo una casa, ragazzi, uomo di casa e parole, deve anche parlare questa persona con te. Deve parlare con te, per qualcuno potrebbe anche avere una casa con qualcun altro, per cui si sente bloccata anche per questo. Siamo in tanti, c'è chi potrebbe avere un'altra situazione, oppure invece la sua zona comfort è la casa. Se era un singolo incallito, un libertino, abbiamo visto, poteva essere anche un po' libertino in passato, non si voleva impegnare con qualcun altro.
lacrime, sta male lontano da te questa persona. Ha fatto lacrime anche perché ancora so di pochi, ha avuto problemi questa persona. Proprio lei ha avuto problemi, difficoltà. Aspettate, facciamo un attimo la pulizia qui. Ma cerca un accordo, un compromesso perché ti ama, due di coppe. Vuole trovare un accordo per venire da te questa persona, eh? Questo viaggio che sta facendo lo sta facendo anche proprio verso di te. Mamma mia, scusatemi, mi dà fastidio tossirvi perché so che dà fastidio a voi, però purtroppo quando cerco di canalizzare la persona sento anche, al di là della tosse che posso avere io, purtroppo mi viene soprattutto in queste tipologie di video. Allora, è molto entusiasta mamma mia, scusate, voglio vedere una cosa. Ah, l'allegria. L'allegria che gli davi tu, me lo sta ribadendo. Tu gli davi felicità a questa persona. Vuole collaborare con te. Perché sente che tu sei parte di lei, questa persona. Ha la consapevolezza, ve lo stavo dicendo, ha la consapevolezza adesso di chi sei tu per lei. È come se ha iniziato proprio la sua evoluzione anche grazie probabilmente al contatto con te. Tu hai avuto tanta pazienza, ma quest'anima sta guarendo anche probabilmente dalle sue paure, dalle sue ferite. Guardate, ha preso delle decisioni o sta prendendo delle decisioni importanti che riguardano voi due e vuole un cambiamento. Questo mi sta dicendo quest'anima. Ok, vediamo ancora chi è quest'anima. Chi è quest'anima? Qualcuno che vuole comunicare con te. Guardate, il cuore di quest'anima è fedele a te. Per qualcuno ci possono essere dei documenti su degli immobili, piuttosto che se qualcuno ha un'altra relazione, magari una separazione in corso, ci sono dei documenti in ballo qui. Questa persona però dice che una cosa è certa, ti senti radicata dentro la sua anima, il suo cuore è fedele a te e vuole un rinnovo di questa storia, una rinascita, un cambiamento con te. Vuole ricominciare. Perché? Perché tu sei qualcosa, sei il suo ideale, sei il suo sogno proprio. Vuole realizzare con te qualcosa di bello. Sì, in passato è stata una persona immatura che ha capito di essere stata immatura, di aver fatto degli errori. Adesso vorrebbe un nuovo inizio. È come se ha capito che qui c'era qualcosa di, cioè, il vostro amore l'ha stupita, mi viene da dire. Come ha fatto avere una rinascita questa persona? Sta cercando di sistemare delle questioni finanziarie, ma ti ama qui, eh? Qui c'è tantissima passione e amore. Guardate ancora le finanze. Io credo che questa persona ti voglia anche proteggere da qualcosa, per qualcuno. Forse vuole prima risolvere le sue questioni per non dare problemi a te. Esatto. Perché in questo momento è in crisi, ha delle cose pesanti da risolvere questa persona. Ok. Guardate, la soluzione, decisioni importanti, segreti svelati, soluzioni per risolvere il problema che ha, ma soprattutto vuole svelarti qualcosa. Ha capito che tu sei importante, questa persona. Vedete ancora, soluzione anche su qualcosa per quanto riguarda proprio la legge, quindi secondo me c'è qualcosa di legale che deve sistemare. Per qualcuno potrebbe essere una questione economica, per qualcun altro anche una separazione da qualcun altro proprio. Siamo in tanti, cercate di capire voi, eh? Sì, ha avuto un fallimento questa persona, qualcosa nella sua vita si è conclusa. Ok? E per te vediamo un po', perché dice che qualcosa nella sua vita in questo momento si è conclusa o si sta concludendo. Forse tu non sai questo. Per te è volato ancora la fedeltà, il cuore di quest'anima è fedele a te, vuole comunicare con te. Che cosa si è chiusa nella sua vita? Vediamo un po'. Cosa si è chiuso nella sua vita? Guardate, quest'anima sta male perché ha perso l'amore.
Ha perso il suo momento. Allora, ok. Io credo che quest'anima stia male perché ha perso il tuo amore. Ma secondo me ha chiuso anche qualcos'altro. Voglio capire. Sì, per me ha chiuso qualcos'altro nella sua vita. E adesso sta pensando ad avere ancora un po' di fortuna. Vorrebbe la rinascita della fortuna. Io voglio capire che cosa si è chiuso però per quest'anima. Questa persona potrebbe avere, guardate, potrebbe dover cambiare casa o lavoro, perché qua c'è proprio uno spostarsi, un trasferirsi, un cambiamento di qualcosa. Per qualcuno ancora, vedete i mezzi di trasporto, per qualcuno potrebbe esserci una lontananza tra di voi, perché magari questa persona per qualcuno addirittura potrebbe lavorare all'estero o essere straniera. C'è qualcosa che sta cambiando comunque. Questa persona potrebbe avere discusso, aver dovuto litigare, discutere per qualche cosa con qualcun altro. Allora, questa persona in questo momento per me è come se si è sentita tradita, ma non da voi, io credo da qualcun altro. Sì, io credo che questa persona stia difendendo ciò che è suo a livello materiale o. Per qualcuno si è sentita anche tradita nell'amore. Ha creduto forse di amare qualcuno che poi invece l'ha tradito e l'ha deluso. Forse per questo che faceva fatica a lasciarsi andare con te. Vediamo. Perché se a te ti ama, io voglio capire chi è che magari questa persona voleva bene a qualcun altro, oltre che a te, che l'ha tradito. E per problemi di soldi mi viene da dire, c'è qualcosa di mezzo coi soldi qua. Quest'anima, guardate, la casa, finanze. Io credo che questa persona si sia sentita tradita da qualcuno a casa sua, può essere un familiare, un compagno, una compagna, un'amicizia, qualcuno a casa, la casa rappresenta l'immobile, ma anche la sua cerchia più ristretta. Ok? È venuto a sapere qualcosa questa persona, qualcosa che l'ha delusa e ha litigato con qualcuno, ragazzi e ragazze. Ecco perché adesso sta pensando al sogno con te. Forse in passato ti ha messo da parte perché pensava che fosse più giusto così e adesso vorrebbe fare le cose con te serie, eh? Guardate lui. Sì, vuole la fortuna, vuole venire da te, vuole trovare una soluzione, venire da te perché ha capito che tu sei la sua rinascita, che tu ci sei sempre stata o stato, tu sei l'ancora, l'hai salvato. Qui poteva esserci qualcun altro, ragazzi, per qualcuno di voi, oppure questa persona, se non ha nessun altro, ha avuto grossi problemi economici o lavorativi e sta pensando a quanto tu l'hai aiutato a livello morale. Magari qualcuno anche materiale, però proprio io penso a livello morale, tu ci sei sempre stato, ci sei sempre stata per me. Adesso che sto male, sento ancora di più la tua mancanza. Guardate, pensa di avere fallito con te, di averti tradito. Sì, per qualcuno ti ha proprio tradito con qualcun altro. Per qualcuno questa persona adesso si sente tradita lei. La legge dello specchio, ragazzi e ragazze. Quello che ha fatto vivere a te, io credo che questa persona lo stia vivendo sulla sua pelle, il karma. Mi viene da dire questo per qualcuno come messaggio. Voglio vedere ancora su quest'anima cosa ci vogliono dire, cosa ha imparato, cosa sta imparando quest'anima, che adesso ti vuole mandare un messaggio. Vediamo un po'. Che la bellezza forse è il vero nutrimento, ma la bellezza dell'anima, il passato, tu lo nutrivi, tu eri tutto, tu eri le emozioni, tu eri la sua fortuna e non l'ha capito. Adesso sta pensando a te, pensa che tu lo nutrivi, mi viene da dire per qualcuno. Tu eri la fortuna, sei la mia fortuna. Guardate, futuro co-creare, vuole co-creare con te. Ecco cosa ha capito dalla sua esperienza. Vediamo un po'. Questa esperienza che l'ha fatto stare tanto male, eh? Qui si sono girate, poi al limite le giriamo, si sono mischiate tutte, ma non ho modo adesso di. Perché prima mi sono cadute, le ho raccolte, mi sono dimenticata di sistemarle, però voglio vedere una cosa. Sì,
Sì, è stata molto immatura questa persona in passato. Pensava di proteggere i suoi interessi e adesso vuole lanciarsi con te. In passato questa persona si è difesa perché era immatura, non aveva una maturità effettiva. Adesso vuole comunicare con te il dolore, la trasformazione del dolore. Allora, probabilmente per qualcuno quest'anima aveva un grande dolore nel cuore e nell'anima, magari non se ne rendeva neanche conto. E per la sua immaturità emotiva si è allontanata dalla comunicazione con te o da quello che tu gli davi perché ne ha avuto paura. Guardate, rifiuto della vocazione, ha rifiutato quello che diceva la sua anima, quello che gli diceva la sua anima, quello che vi stavo dicendo adesso, perché non aveva una maturità emotiva, quello che invece abbiamo visto prima. Con le carte della Dea, adesso ha capito che tu eri la bellezza che con te vuole co-creare. Perché? Perché tu alla fine come anima, tu eri un nutrimento dell'anima con la tua bellezza. È tempo di riempire, vuole riempire questo vuoto che sente lontano da te per qualcuno. Io queste le leggo come messaggi per lui, cioè sto cercando di vedere delle caratteristiche di lui. Non sto guardando messaggi spirituali e basta. Anche con questi qua voglio capire cosa mi dicono. È tempo di collaborare, vuole collaborare con te perché sa che tu sei la sua fortuna, ancora me lo dicono. Ha imparato dal passato, ragazzi e ragazze, ha imparato dal passato. Tu sei la melodia che lui vuole sentire, sei la sinfonia che non ha compiuto, la sua anima che adesso vuole compiere, ok? Credere nel miracolo, credere nella fortuna. Sta in questo momento temporeggiando, osserva e aspetta. Deve fare una mossa, ma io credo che voglia prima sistemare quella questione che ha in ballo. Per qualcuno può essere una cosa, per qualcun altro altro. Qui, siccome ci sono anche problemi su una casa, può essere proprio a livello materiale. Se c'è qualcun altro in casa, deve decidere delle cose. Per qualcun altro deve magari vendere o comprare qualcosa perché se no o non sa dove andare o comunque ha bisogno di denaro. Per qualcun altro ha problemi proprio anche di doversi trasferire. Ci sono magari problemi sul lavoro. Cercate voi di capire cos'è per voi, eh? Guardate, chi va piano va sano e va lontano. Qua c'è una tartaruga. Per qualcuno la tartaruga potrebbe essere anche un bel segno. Vediamo ancora cosa mi vogliono dire su quest'anima. Guardate, spera nella fortuna con te. Sta guarendo quest'anima, sta cambiando la sua pelle, ok? Ok, adesso vediamo. Voglio vedere una cosa con queste qua, che sono curiosa. Non cerco, cioè non saranno uguali, cioè io vado un po' a spot perché vedo quello che mi chiama, cioè faccio un po' di qua, un po' di là, ma perché? Non sto seguendo un ordine, non sarà uguale la logica con cui io alzo i mazzi, perché non me li ricordo, della seconda variante. L'importante è che il messaggio arrivi e io in base a quelle che mi chiamano vi tiro fuori. Cosa mi vogliono dire su quest'anima? Guardate, è nella sua solitudine, quest'anima sta guardandosi dentro, guardate, oh, l'ho appena detto, volgersi all'interno, un'apertura, sta capendo. Ok, sta capendo cosa conta davvero per quest'anima, cosa è importante. Quest'anima probabilmente prima dava importanza a altro, è caduta questa. Isolamento, si vuole isolare, forse si è isolato anche da te, ma perché sta lavorando dentro di sé. Poi farà quello che ha detto, ha bisogno di tempo. Sa che tu sei qualcosa, perché sta lavorando proprio sulla sua esistenza. Tu sei qualcosa di importante, tu fai parte di me, tu sei l'armonia e la pace. Vuole che tu ci sia nella sua vita, ma deve prima lavorare dentro se stessa per ritrovarsi. E grazie a te si sta ritrovando quest'anima. Guardate, guarigione e creatività. Tu gli hai iniziato questa guarigione, e gli hai fatto vedere che la sua anima può creare, può creare con te qualcosa di meraviglioso, l'amore vero. Guardate il completamento, qui c'è un puzzle che manca, questo puzzle. Allora, nessuno completa nessuno perché siamo già completi da soli, ma quest'anima pensa che tu fai parte del suo puzzle, ecco, mi viene da dire più così. Ancora voglio vedere una cosa su quest'anima in viaggio.
Ragazze, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, è il viaggio verso di voi. Si sta trasformando quest'anima. Si sta trasformando. Guardate, nessuna cosa, ci sarà un capovolgimento di tutto. Questa persona è come se rinascesse da zero dopo questo viaggio, questa trasformazione. Nessuna cosa, intensità. Ascolterà davvero la sua anima. Ascolterà davvero chi è questa persona. Recettività. E sentirà, e sente te, vuole arrivare da te quest'anima, perché c'è una fortissima connessione qui. Ok, bene. Adesso vediamo cosa è successo tra voi. Prendiamo queste qua. Cos'è successo tra voi? Cos'è successo tra voi? Quest'anima doveva fare una scelta, o tu dovevi fare una scelta? E non c'è stata una comunicazione qua. Non c'è stata, secondo me, esatto, troppa mentale, troppa. Qui c'era troppa mente. Oh, sono cadute. Guardate cos'è caduto. 8 di coppe, re di bastoni. Scusate, cavaliere di bastoni è morte. Quest'anima doveva farti un'offerta. Non riusciva a farla questa offerta. Potrebbe essersi allontanata, essere andata altrove e aver chiuso con te. Chiuso, ma adesso vuole cambiare le cose. Ma io vedo questo qua. Allora, qui mi è caduto il matto. Fatemi vedere un attimo. Allora, facciamo così. Cosa è successo tra quest'anima che vuole parlare e il ragazzo o la ragazza che sta ascoltando? Cosa è successo? Ditemelo ancora. Guardate, c'era il giudizio al contrario. Io le ho messe tutte dritte e è caduto al contrario. Non ha ascoltato la chiamata. Ti ha lasciato in attesa per tanto tempo. Per qualcuno poteva essere una persona impegnata, per qualcun altro, se non era impegnata, sentiva la connessione ma la rifiutava. Non voleva ascoltare. Vediamo un po'. Poteva essere una persona molto impetuosa, anche passionale con te. Ma doveva farti un'offerta concreta, ma aveva troppe tossicità per farle. Anche se aveva tanta passione, fatemi capire, no, distanza, si è allontanata per le sue tossicità, quest'anima. Non so se si vedono perché io mi sposto. Sì, si è allontanata per le sue tossicità. Lui o lei pensava di avere una fortissima passione per te, forse non ha capito questa chiamata, cioè non la voleva ascoltare questa chiamata, non ha fatto crescere questa pianta. Ma allora, quest'anima sentiva la chiamata ma la rifiutava. Perché? Perché aveva troppe tossicità, non ti ha fatto un'offerta vera. Forse ti ha proposto per qualcuno solo passione, per qualcun altro neanche. Si è allontanata e basta, perché aveva dei conflitti, eppure sapeva che c'era una forte connessione tra voi. Per qualcuno qui ci sono dei ricordi profondi, anche di tanti anni, perché questa è anche la carta del passato. Di tanti anni fa. Per qualcun altro invece, se vi conoscevate da poco, vi ha riconosciuto subito come la sua anima o fiamma gemella. Per qualcuno qui sentiva la connessione potente, ma ne aveva paura. Guardate cosa sta uscendo. Ha alzato le difese da questa connessione. 9 di bastoni, si è difeso da te. E per qualcuno ha proprio tagliato. Per qualcuno ha proprio tagliato con te. Per queste sue paure, per quel diavolo, per quelle sue tossicità, qua qualcuno poteva avere anche dei vizi o delle dipendenze. Adesso sta male, ha dei rimpianti e vorrebbe farti un'offerta concreta. Vuole portare giustizia a questa relazione qua troppe. Vediamo un pochino quali sono state, glielo richiediamo, qual è stato il blocco per quest'anima. Per qualcuno qui c'è un 3 di pentacoli, poteva essere un trio, ci poteva essere qualcun altro. Ed era il blocco per qualcun altro, anche magari un rapporto di facciata che poteva avere questa persona, però poteva essere il blocco tra di voi. Per qualcun altro invece proprio il blocco era che tu volevi collaborare, volevi qualcosa di più stabile. Sì, per qualcuno poteva esserci un'altra persona, per qualcun altro il blocco era che tu volevi essere la persona, la sua persona. Questa qua, cavaliere di spade, questo qua è telato, cioè è scappato dalla collaborazione. Per qualcuno proprio qui poteva esserci anche invece una terza energia. Qui dovete capire voi, ma se non c'era nessuno, si è spaventato perché tu ha capito che volevi qualcosa di più, della passione o dell'amicizia, ok?
ha avuto paura perché aveva le sue tossicità. Allora, per questa persona poteva avere anche, guardate, se, allora, ti vedeva in pieno potere però, eh? È scappato perché non si è sentito all'altezza, ragazzi e ragazze. Voi, tu eri una persona o sei una persona di successo che piaci agli uomini o piaci sul lavoro, magari sei, insomma, sei molto in gamba, non ti manca niente, dice questa persona. È scappato dal tuo valore, non si dava valore neanche questa persona, probabilmente, anche se magari ti faceva sembrare il contrario da come si comportava, ma in realtà ti vedeva troppo. È scappata questa persona. Tu potevi essere per qualcuno, solo per qualcuno, anche nascosta, la donna nascosta. Se non eri la donna nascosta, ti ha nascosto, che sentiva benissimo e fortissimo la connessione. Ed era diventato davvero difficile nascondertelo, sentiva un grande peso. Per questo ha distrutto tutto e ha fatto qualcosa all'improvviso, se n'è andato via, per qualcuno all'improvviso senza spiegazioni. Allora, vediamo invece qual è la cosa positiva che lo porterà da te, vediamo un po'. L'amore. Cos'è la cosa che lo porterà da te? L'amore che prova per te. Vuole farti una proposta, anche concreta questa volta, anche la sua maturità emotiva, lo porterà a essere più concreto verso di te. Per qualcuno anche perché magari sistemerà le questioni economiche che abbiamo visto prima, probabilmente tranquillizzandosi sulla sua parte materiale, perché è una persona che ci tiene tanto alla sua parte materiale, e verrà a dirti qualcosa. Forse per qualcuno ti verrà a dire: io scelgo te, non ti ho scelto in passato, ma adesso mi pento di questo. Adesso voglio comunicare. Per qualcuno questa comunicazione arriverà dopo tanto, tanto tempo, perché questa è una temperanza, e la temperanza di solito accade dopo tanto tempo. Se siete da tempo distanti, ti cercherà. Proprio perché sente la mancanza, per qualcuno doveva proprio anche guarire le sue ferite e sistemare le sue parti economiche. Guardate il matto, il cavaliere dei bastoni, la sua passione per te lo porterà a tirar fuori il suo lato, quello più vero, quello più quello che non si riesce a controllare, no? Perché la passione non la riesce a controllare, anche l'amore non si riesce a controllare, però a me viene da dire che e questa persona che è sempre stata molto controllata con questo re di denari, in realtà perderà questo suo controllo con questo matto e verrà da te per la passione che nutre per te. Qualcuno, proprio per costruire qualcosa di serio. Vediamo cosa farà, chiediamoglielo proprio. Quali sono le sue future intenzioni o azioni? Sei di coppe, quali sono? Vuole tornare dalla sua connessione. Guardate, il re di bastoni è la forza. Troverò il coraggio di venire a riprendermi ciò che è mio, perché tu sei la mia anima o fiamma gemella. Voglio venire da te, dice quest'anima. E lo farà anche abbastanza velocemente per qualcuno che è da tanto in attesa. Perché? Perché lontano da te sta molto molto male, gli manca questa connessione e vuole un nuovo inizio. Guardate, l'asso di bastoni, poi questo è particolare perché ci indica proprio il terzo occhio, sente la forte connessione, e vuole avere il successo in questa connessione, vuole portare giustizia. Questo dolore, questo taglio che ha avuto con te lo fa stare talmente male che vuole riportare l'equilibrio. Sapete perché sta male anche? Perché sa che sono state le sue tossicità a rovinare tutto. Adesso l'ha capito, ragazzi. Sì, l'ha capito e sta malissimo e vuole tornare, anche se qui vediamo un attimo cosa farai. Cavaliere di Pentacoli, vado a offrirgli qualcosa di vero questa volta. Guardate, ruota e 8 di bastoni, cambierò le cose, 8 di bastoni, io le parlerò davvero questa volta di cosa? Che adesso voglio la collaborazione, voglio farle un'offerta perché mi manca. Sì, voglio costruire con lei. Ok, vediamo un po' cosa le offrirai. Cambiamo. Anzi, vediamo un pochino cosa. Guardate, la comunicazione è volata. È scappato questo qua dalla comunicazione. Perché? Perché ti vedeva nel tuo pieno potere.
Addirittura ha creduto o crede che tu ti possa vendicare di questa persona, eh? Ti sogna tantissimo, sta male, fa incubi questo qua, perché adesso ha la chiarezza di quello che tu eri per lui o per lei, eh? Guardate, è in attesa di fare qualcosa, ha paura, quest'anima ha paura perché pensa che tu ti possa vendicare per quello che ti ha fatto, perché è scappata via, ti vuole comunicare ma ha paura, deve trovare la forza qui per farlo, ma riconosce la tua forza, guardate, come se fosse una lotta con se stesso, eh? Perché? Perché sa di avere chiuso in malo modo con te, si è isolato, ma secondo me questa persona per qualcuno sta anche chiudendo qualcos'altro. È molto gelosa di te. O pensa che tu l'hai isolato e hai preso le distanze, qualcuno di voi potrebbe avere fatto qualcosa per chiudere i contatti con questa persona. Questa chiusura l'ha fatto andare in sbattimento, perché adesso è geloso, pazzo, eh? Guardate, vuole riportare la riconciliazione e l'equilibrio. E ha in mente qualcosa, una strategia. Sa, guardate, ci sono delle scelte da fare. Per qualcuno deve fare una scelta questa persona di come muoversi verso di te, per qualcun altro una scelta con qualcos'altro. E sta resistendo, sta facendo fatica a farla questa scelta, ma vuole fare una comunicazione emotiva con te. Perché? Perché ha dei sensi di colpa per quello che è successo e vuole il tuo perdono, ragazzi. Vuole il tuo perdono questo qua. Sta malissimo, lontano, dolore. Vuole il tuo perdono, vuole il tuo perdono. Mi viene proprio forte, fiamma gemella. Qui c'è un legame importante, potreste essere fiamme gemelle. E questo non ti ha detto niente, ha indossato maschere, adesso sta così, sta proprio alla frutta, mi viene da dire. Bene. Allora, vediamo un po' a questo punto in che fase è questa relazione. In che fase è questa relazione? Fiamme gemelle, ragazzi, non ci credo. Nuovo inizio, ci sarà un nuovo inizio con la dichiarazione, ecco in che fase siete voi. 22-22, la riconciliazione, ci sarà inizio di una relazione divina, la connessione potente, fiamme gemelle, voi siete due in uno, eh? Ecco cosa diceva quest'anima, ti sentiva dentro, però rifiutava questa sensazione, gli ha fatto tanta paura, perché? Perché aveva delle tossicità profonde, delle paure, delle ferite. Adesso vuole un nuovo inizio con te, ci sarà. Voi siete nella fase di questa situazione qua. Un nuovo inizio con dichiarazione, fatemi ancora una. Ma prima deve raggiungere l'equilibrio, la situazione. Forse tu ti devi ogni tanto centrare, ma questa persona sta raggiungendo anche questa persona come te, state facendo a specchio la stessa cosa. E ritrovare questo suo equilibrio. Voglio vedere cosa dicono i ragazzi di questi due innamorati, di queste due fiamme che, o anime gemelle che si devono ritrovare, eh? Potere personale, il proprio valore. Non si dava valore perché vedeva a te superiore. Abbiamo visto prima che non si sentiva alla tua altezza. Sente forte la connessione con te, quest'anima. È in trasformazione. Guardate, allora ha imparato una lezione, sente il patto d'anima che c'è con te, qui c'è un patto d'anima importante e quest'anima lo sente, ha capito che si deve affidare, doveva guarire le sue ferite però, ritrovare l'equilibrio ce lo riconfermano e aprire il cuore all'amore, non avere paura dell'amore, dicono. Aveva paura di amare, di essere amata questa persona perché probabilmente ha sofferto. Magari nell'infanzia, o magari sono cose che si portano da altre vite in una memoria, però è come se ha bloccato quello che provava la sua connessione con te, la voleva bloccare. Guardate, ci sarà un nuovo inizio che si manifesterà alla chiusura di questo ciclo che sta avvenendo adesso. Per qualcuno, questa persona doveva chiudere una relazione karmica per avere questo nuovo inizio, ok? Sì, ok, vediamo se mi dicono. Ancora su di voi qualcosa, mi date questa informazione su questa coppia di animo fiamme gemelle? Vi sentite? Ci sono forti connessioni, patto d'anima. Qua entrambi sapete che avete un legame d'anima, anche quella persona lo sa. Ancora, dovete manifestare col vostro potere personale, fate visualizzazione, ragazzi e ragazze, visualizzate questa persona che viene verso di voi, fate dei decreti, dite.
che perdonate, che, cioè, insomma, quello che vi viene dal cuore, no? Fate i vostri decreti per farla riavvicinare a voi. Io ti amo in maniera incondizionata perché mi amo in maniera condizionata, riconosco il mio valore, riconosco il tuo valore. E io e te siamo una cosa sola, io e te ci amiamo e stiamo insieme, io e te viviamo insieme, cioè quello che volete. Siete protetti, qui c'è un amore protetto. Accettate anche le emozioni basse. A volte facciamo fatica, e questo sta uscendo spesso in questi giorni. Io credo che c'è qualcuno qui che fa fatica ad accettare se stesso. Guardate, emozioni basse, karma e fuoco interiore. Qui dovete accettare anche che avete provato rabbia. Rabbia, perché quando siamo feriti, la proviamo la rabbia. È difficile accettarlo perché non vogliamo vederci così, cioè vogliamo sentirci buoni sempre, ma non è possibile perché siamo umani e le proviamo anche noi queste emozioni. Dovete chiudere questo ciclo con questa cosa. Lasciate andare, lasciate anche, come posso dire, accettate tutto di voi, anche quello che non vi piace. Perché quello vi permetterà di chiudere un ciclo con il vostro passato e tirar fuori veramente il fuoco della vostra anima. Guardate sulle emozioni, la guarigione. Per guarirle, per guarire questa cosa, ragazzi, ragazze, chiudere questo ciclo, e questo serve sia a voi che all'altra persona, ma anche a voi. Non è solo quella persona che ha dentro rabbia, ce l'avete anche voi, anche se ancora non riuscite a vederla. Cercate di guardarla, perché ovviamente non tutti siamo a metà di mille, ma c'è qualcuno che sta rifiutando di provare questa cosa perché non vuole vedersi così, ma lo capisco perché anche a me succede, no? Cioè non ci piace vedere quel lato lì nostro, però per guarirlo dobbiamo accettarlo, e guarendo quel lato, quell'aspetto di noi, chiuderemo un ciclo pesante di karma, magari anche proprio collegato a qualcosa. Per qualcuno qua è un karma pesante che si porta via da tante vite. Ok, libero arbitrio, dipende da voi quando questa anima si riavvicinerà, dipende anche da voi e dal suo libero arbitrio. Guardate, l'equilibrio, riportare, guardate, sei pervaso da emozioni intense, devi riequilibrare la tua energia, ritrovare un equilibrio, ma soprattutto, come abbiamo detto, le emozioni intense, anche le peggiori, dovete accettarle per poterle guarire. Fiamma gemella, ritrovare l'equilibrio. Vi siete incontrati per servire l'amore universale attraverso la potenza della vostra luce. Perché la vostra luce, l'unione sacra, crea tanta potenza di luce. Ma come fare per avere un'unione? Non ci devono essere più freni sul non vedere chi siamo, perché è la nostra autenticità, la verità di chi siamo davvero, che ci porta a essere pura luce per essere pronti all'unione. Guardate, scopo di vita, e ci sarà un nuovo inizio tra di voi. Voi avete anche dei doni dell'anima, siete in un cammino spirituale e tanti di voi lo sanno già. Ok, questa era una premessa per chi so che vuole anche questo tipo di informazioni dal messaggio. Adesso direi che possiamo partire con la canalizzazione. Ovviamente creeremo un mazzetto veloce con un po' di carte. Ecco. Ok. E direi che vanno bene. Oh, troppe. Riuscire a utilizzarle anche per l'altra variante, sarà un po' più complicato perché dovrò sistemare il mazzo, a meno che sono grosse queste, eh. Facciamo questo.
mettiamo un po' di tarocchini però. Scusate, ci vorrà un po' di tempo, però è perché voglio darvi mischiando un po' a cavolo, però almeno così dovremmo averle tutte. Inserire tarocchi, vediamo cosa postare. Questa qui le ho messe, quelle dove le ho messe, quelle boh, ah, qua sotto, cioè queste non le avevo usate. Usiamo anche queste qua. Sì, mettiamone ancora due di queste che sono carine, va? Sì, dai, va bene. Io direi che è sufficiente, penso. Parto col messaggio per i ragazzi e le ragazze della prima variante. In questo momento sto cercando di sistemare una questione che per me è molto importante. La mia questione materiale, per me, lo sai che è una cosa che è troppo importante. Sto sistemando delle questioni di soldi, di lavoro, le mie finanziarie. Sì, potrei avere problemi con il lavoro in questo momento, potrei avere problemi anche con qualcuno che è vicino a me. Mi dispiace perché in questo momento sono una persona, non sono una bella persona, potrei essere una persona che posso, devo essere scaltro, devo essere astuto. Sì, forse tu mi vedrai freddo, distaccato, forse sono sparito dai tuoi occhi, dalla tua vista perché in questo momento devo sistemare le mie questioni. Sono una persona anche un po' manipolatrice, mento per ottenere quello che io voglio.
Però poi ho anche un lato ingenuo, infantile, quello forse che alla fine per certi versi può essere immaturo, ma anche più reale, più vero, quello che hai visto tu. Tu hai visto la mia parte vera, ingenua. Tu hai visto il mio bambino interiore. Io quando penso a te penso che avrei voglia di costruire con te, ma non ti ho ancora rivelato quello che io provo per te. Io provo delle emozioni forti. Ci sono anche cose che non sai di me. Non sai neanche che tu sei per me sempre stato un sogno, un ideale, forse qualcosa di troppo bello per essere raggiungibile. Ho voluto proteggerti, forse proteggerti da me. Sì, io credo che inconsciamente ho voluto proteggerti da me. Ero diffidente, sono sempre stata una persona diffidente verso il prossimo, anche verso di te lo sono stato in passato. Forse perché sono sempre stato abituato a pensare solo a me stesso, a vivere nella mia solitudine anche quando ero intorno ad altre, anche se avevo intorno altre persone. Però tu mi hai fatto desiderare qualcosa che io non avevo mai pensato di volere davvero. Tu mi hai fatto sentire che potevo avere un punto dove tornare. Come se per la prima volta ho sentito che potevo appartenere a una casa. Tu eri una casa, eri il mio porto sicuro. Forse io ho distrutto tutto e è questo. O forse sto distruggendo un'altra situazione. Però quello che voglio farti sapere è che se sto distruggendo qualcos'altro è perché io sento te come casa. Io quando penso a te non dormo, faccio incubi bruttissimi, ho degli attacchi di panico, degli attacchi d'ansia forti. Prima di dormire il mio pensiero va a te, a quanto sei perfetta. Tu sei la mia imperatrice, tu sei. Tu sai chi sei, tu hai tanto valore ai miei occhi. Forse in passato hai avuto dei dubbi sul tuo valore, ma adesso io ti vedo così sicura e forte. Tu sei più forte di me, forse. Io ho creduto di essere forte, ma io adesso voglio stare da solo, per un po' ho bisogno di stare da solo. Ma sappi che anche se non sono pronto a tornare da te, io tornerò da te. Ti chiedo solo un po' di pazienza e di aspettarmi. Perché io sto facendo un lavoro dentro di me. Provo molta gelosia e insicurezza quando penso a te o quando guardo quello che fai sui social, a volte mi capita di poterlo vedere. Io so di essermi comportato male, mi sono comportato come uno stronzo, io ti ho abbandonato, mi sono allontanato come un ladro da te. Sì, forse è già tanto tempo che non mi vedi, non mi senti, ma sappi che anche se siamo a distanza, non ho mai smesso di pensarti. Ti porto dentro di me, tu sei stata la mia luce e cambierò le cose, il destino ci lega e qualcosa cambierà, ne sono certo, adesso che ho guardato dentro di me, io ho capito che qualcosa mi unisce a te, qualcosa di più forte, di più, qualcosa che non si può spezzare. Io voglio un nuovo inizio vero d'amore, quello che non ti ho mai concesso e ti chiederò perdono per tutto quello che ti ho fatto vivere. Forse perché avevo una situazione, un rapporto che non aveva senso, o forse ho scelto qualcun altro al posto tuo, o forse non ti ho permesso di costruire qualcosa di serio con me. Adesso sono pronto, voglio costruire con te. Voglio te a fianco a me, ogni giorno, oppure che adesso tu ti possa difendere da me. E più tu ti difendi, più io sento questo attaccamento e non ti voglio lasciare andare via. Ti guardo da lontano, sai, ti guardo. O di presenza o tramite social, io cerco di capire quello che fai. Ho fatto chiarezza dentro di me. E ho capito tante cose.
Ho capito quanto tu sei bella. La tua bellezza è qualcosa di incredibile, ma non solo perché sei bella. Oggettivamente sei una bellissima donna. Ma la tua bellezza viene da dentro. È una bellezza che non ha parole per descriverti. Io non posso, non ho mai visto nulla di così perfetto. Lo so, per riaverti o per averti io dovrò rischiare, devo fare questo salto, saltare senza sapere cosa mi porterà. Ma non mi importa, io scenderò a compromessi, farò tutto quello che è in mio potere per poter avere un nuovo inizio con te, perché io ti amo, io voglio un nuovo inizio con te. Tu sei la mia imperatrice, sei l'unica donna che io voglio nella mia vita. In questo momento mi sento bloccato dalle circostanze. Ma guardate il caffè. Ma io voglio un incontro con te. Forse bevendoci un caffè ci guarderemo negli occhi e lasceremo tutto il passato alle spalle. Io sono sicuro che quando ci guarderemo ricomincerà tutto da come abbiamo lasciato. Perché tra noi è sempre stato così. Mi ricordo i nostri caffè. Sto cercando di riprendermi, sono molto giù, non sto bene in questo momento. E quello che mi fa più male è perché ho capito di aver dato briciole alla persona che più era importante nella mia vita e non me ne rendevo conto. Io lo so adesso che sei quella giusta, tu sei sempre stata quella giusta per me. Ti desidero, ho voglia di fare l'amore, ho voglia di toccarti, di sentire la tua pelle. In questo momento però mi sento sicuro nel mio silenzio. Sto leccandomi le ferite, sto guarendo da certe situazioni. Ma sappi che le sincronicità, i segni che mi parlano di te mi bombardano ogni giorno. Io ti penso ogni secondo della mia giornata. E più ti penso, più soffro, sto male, mio cuore sanguina. Sanguina perché so di avere fatto male a te. Ti ho fatto male perché forse non credevo nei sogni, forse ho fatto un'altra scelta. Forse mi sono illuso di poter fare a meno di te. Mi sono illuso che le cose materiali intorno a me fossero più importanti e potessi dimenticarti. Oggi voglio solo. Sto cercando di. Questo momento di attesa per venire da te. Io ti amo. Io ti amo. Forse devo fare delle scelte. Forse devo scegliere tra il cuore e il cervello. E io scelgo il cuore, amore mio. Questa volta scelgo il cuore. Anche se sono molto attaccato alle cose materiali, io voglio un nuovo inizio, ma con te. Voglio una riconciliazione, voglio festeggiare con te, voglio andare a farci i nostri aperitivi, le nostre cene alla luce del sole davanti a tutti. Io voglio la felicità perché tu sei la mia felicità, tu e la tua allegria. Verrò da te. E sarà questa passione, questo impeto che sento a portarmi da te. Ma prima devo ritrovare il mio equilibrio. Devo ritrovare il mio equilibrio, perché in questo momento è questo che sto facendo. Ma verrò, non dubitare, io verrò da te, perché è la cosa più importante, perché è destino che io venga. La giocosità. Tu mi facevi ridere. Torna a ridere, amore mio. Torna a ridere, io arriverò e sarà proprio il nostro spirito giovane. Noi resteremo sempre bambini. Quando ci vediamo, noi siamo così. Giochiamo e siamo divertenti ed è quello che ci porta a essere sempre gli stessi anche a distanza di tempo. Io so che devo abbassare le mie maschere, tu lo so. Che hai visto chi ero lo stesso, anche se le indossavo queste maschere. Ma è tuo diritto.
sentirti dire quello che hai sempre desiderato sentirti dire. Farò uno sforzo, sì, farò uno sforzo per dirti la verità, per dirti che tu sei il mio vero grande amore, per dirti che il nostro amore è giovane e resterà sempre tale, perché noi insieme siamo come due bimbi innamorati. Se devo lasciare qualcun altro, sappi che lo sto facendo, sto ripulendo la mia energia. Se lo dovevi lasciare tu, ti prego, stai bene. Se hai lasciato qualcuno, io voglio che tu stia bene, anche se io sono a distanza da te. Dobbiamo ripulirci per poterci ritrovare. Forse non c'è nessun altro nella nostra vita, ma c'è ancora qualcosa, magari su una persona del mio passato, del tuo, che ci sta frenando e ci sta creando delle paure, ma sono solo paure. Tu sei la mia anima gemella e questa è la verità. Nessun'altra persona potrà mai essere quello che siamo noi, l'uno per l'altro. Io e te veniamo da vite passate, ci conosciamo da sempre, da tante vite. Sarà una chiusura questo cambiamento, amore mio. Io voglio sbloccare le cose, voglio un cambiamento tra di noi. Mi dispiace perché ti ho abbandonato invece di proteggerti. Ma adesso so di essere il tuo divino maschile, io so di essere la tua metà. Adesso l'ho capito. Il mio cuore è fedele a te. Ti prego, quando verrò, guarda i miei occhi. Guarda i miei occhi come hai sempre fatto e capirai. L'anima gemella ancora, tu sei la mia anima gemella, tu sei l'amore della mia vita, l'amore reciproco, l'amore incondizionato, ragazzi. Tu sei l'amore della mia vita, il nostro amore non avrà mai fine. Lo so di essermi comportato male, ma adesso voglio un'altra opportunità. Ti dirò tutto, ti rivelerò quello che ancora non conosci e ti dirò anche che sto chiudendo un ciclo doloroso. Ho distrutto tutto. Ho distrutto tutto, sto male, in questo momento io sto malissimo, sono decentrato, sono come un pazzo, ma perché fondamentalmente quello che io sento è che voglio l'unione con te, io voglio l'unione con te, voglio tornare libero per te, libero dalle mie paure, libero se c'è un'altra situazione, libero dalla mia zona comfort, io adesso riconosco il tuo valore, riconosco il mio valore, io voglio l'unione con te, tu sei l'amore della mia vita, ti amanti. E sto tornando, amore mio. Abbi pazienza perché io sto tornando. Ti cercherò. Ho tutti i bastoni, io ti cercherò. Ho bisogno di parlare con te, di dirti tutto, tutto quello che ho sempre provato, di dirti che tu sei la mia casa. Io voglio tornare a casa, amore. Voglio tornare da te. E voglio essere un imperatore per te. Ma prima devo risolvere delle questioni nel materiale. Lo sai quanto io ci tengo alle mie cose. E le sto difendendo in questo momento, sto difendendo le mie cose. Ho un grosso peso, un grosso peso. E quello che mi dà la forza è l'amore per te, il tuo amore. Io so, io sento che tu, anche se siamo a distanza, se sei in silenzio, io sento che tu mi ami ancora. Anche se sono in questo momento incasinato, indeciso, voglio farti sapere che io non sono più la stessa persona, io sono cambiato. La mia vita è cambiata e mi ha cambiato, le mie esperienze mi hanno cambiato. E verrò da te per costruire con te e cambiare le cose, perché tu sei il mio destino. Adesso so che questo è un amore destinato, cambieremo le cose, cambiamento, cambierà tutto tra noi. Sei di coppia e nostalgia. Io so, ho sento tanta nostalgia per te, so che sei la mia anima gemella. È come se il destino vi facesse capire ogni giorno tramite segni e sincronicità che la strada giusta è quella di tornare da te. Ci sta pensando il cielo ad aiutare il nostro amore e si sta manifestando davanti ai nostri occhi. Tu hai il comando. Io vedo te come qualcuno di magico che sa quello che vuole e lo sta manifestando.
La mia scelta sei tu. La mia scelta sei tu. Anche supererò i miei conflitti mentali e anche con qualcun altro per tornare da te, perché senza di te mi sento al freddo, mi sento povero. Verrò a farti questa proposta, amore mio. Ma prima devo sistemare delle questioni legali o di soldi o con qualcun altro. Devo uscire da questa prigione in cui mi sono cacciato. E poi porterò la felicità. Sì, riporterò l'allegria come facevi tu. Riporterò la felicità a questo amore. Tu sei la mia felicità e io voglio ritrovare quella felicità con te. Tu sei l'unico amore che io riconosco e voglio riportare te nella mia vita perché tu sei la luce per la mia vita. Ti amo. Credi nel nostro amore. Ok. Wow. Allora, ragazzi e ragazze, questo era il messaggio per i ragazzi e le ragazze della prima quotidiana. Adesso vediamo anche lettere e numeri. Scusate, intanto che vi parlo, cerco di sistemare perché poi serviranno per i ragazzi della seconda variante. Ci tengo che abbiano la possibilità, in base alle carte che mi chiamano, di averle tutte anche loro dentro. Quando vedete che un messaggio si ripete più volte, vedete, non so se avete capito quante volte in questo messaggio è uscita l'anima gemella, incredibile. Poi va bene, alcuni mazzi c'è solo la carta di anima gemella, quindi se anche siete fiamme, con alcuni oracoli esce proprio solo la carta di anime gemelle. Con altri c'era la possibilità di avere anche le fiamme. Però il divino maschile, cioè qua sono uscite delle carte incredibili che si sono ripetute più volte perché volevano sottolineare questa cosa che è importantissima, ok? Il legame di vite passate di anima gemella che c'è qui. Qui c'è un amore veramente grande e forte, che non avrà mai fine e soprattutto che avrà la meglio su tutte le questioni. Però quest'anima deve prima abbandonare un po' l'attaccamento che ha per le sue cose materiali, perché io lo vedo ancora molto molto attaccato alle cose materiali, però adesso perlomeno riconosce quanto tu sia preziosa, non ti vuole lasciare andare. Forse tu in questo momento siete a distanza, ha paura che tu possa prendere un'altra strada, mi viene da dire. È molto gelosa e passionale verso di te quest'anima, ok? Adesso poi vi dico le letterine, vediamo anche magari allora qualche canzoncina, i prossimi eventi anche che possono succedere, magari guardiamo adesso, quasi finito, perché così almeno ce li ho, ok, perché se devono riuscire voglio che abbiano la possibilità di avere tutto il mazzo anche i ragazzi della seconda. Se avevate il dubbio tra ascoltare la prima e la seconda, oppure comunque se vi fa piacere ascoltatela, perché a volte è il proseguo della prima e vengono ribaditi alcuni concetti, quindi per qualcuno potrebbe essere importante ascoltare anche la seconda, soprattutto se avevate questo dubbio. Allora, vediamo un attimino i prossimi eventi, dove li ho messi, che possono accadere. Ah, qua sotto forse. Ah, ma questa non l'ho usata, lo uso adesso. Scusate, prima dei prossimi eventi voglio vedere con questo oracolo cosa mi dicono su questa. Oh, troppe, aspettate che mi si girano. Ho sempre problema con le mie manine. Cosa mi vogliono dire su di voi ancora, su questa coppia? Nel qui ora sta per succedere qualcosa. Costruire palazzi, vuole costruire con te. Sta pensando come fare, ragazzi. Si spingerà al limite. Questo dovete sapere, ok? Bene, visto che ce l'avevo, mi è venuto davanti, ho voluto utilizzarlo. Ok, vediamo i prossimi eventi tra di voi, cosa potrebbe succedere, eh? Ovviamente siamo in tanti, cercate di prendere quello che risuona, e lasciate andare quello che non c'entra nulla per voi. Però vediamo se potrebbe succedere qualcosa. Allora, una riconciliazione, per qualcuno un acquisto importante o una vendita importante e voi avrete il successo in questa situazione. Per qualcuno addirittura ci potrebbe essere anche una gravidanza o la gravidanza è una gestazione se non avete l'età di gravidanza. Comunque la riconciliazione,
ci sarà con questa persona. Questa persona abbiamo visto che ha un problema economico, per qualcuno deve vendere, per qualcuno deve acquistare, deve sistemare una questione economica, magari deve cambiare semplicemente casa perché magari si è lasciata con qualcun altro. Ma quello che è importante è che voi avete avuto il riconoscimento del vostro valore agli occhi di questa persona e vuole la riconciliazione con voi. Ok? Adesso vediamo. Fammi fuori giusto ancora così per curiosità. Problemi. Per qualcuno qua c'era anche problemi con il cibo. Questa persona vuole un impegno serio con te, ti farà una proposta, eh? Per qualcuno qua potrebbe avere problemi di altezza. Allora, vediamo un po' qualche letterina per i ragazzi e le ragazze della prima variante. Allora, U, Z, Y, L, N, S, E, T, D, H, B, O. Ok, aspetta. No, va bene così, sono giuste le lettere. Stavo guardando che non le voglio mai, le voglio prendere sempre giuste. Va bene, poi qualche segno zodiacale o ascendente che può essere vostro o della persona del vostro cuore. Vediamo. Oh mamma, Leone, Capricorno, Cancro, Pesci. Queste si sono girate, le vediamo. Adesso ne tiriamo fuori altre due. Sagittario e Toro. Questi sono i segni zodiacali o gli ascendenti. Qualche numerino, date di nascita o giorni importanti che avete vissuto o magari il prossimo che vi incontrerete. Vediamo un po'. 26, 16, 25, 11, 17, 23, 3, 20, 13, 18, sulle gambe mi è volato il 5, il 15. E questo che cos'è? Il 18 l'avevo visto prima, l'ultimo 9. Questi sono i numerini. Ok, e adesso vediamo se la sincronicità della musica vi aiuterà, magari tramite una canzone alla radio, ascoltando una delle canzoni che estrarremo, capirete che questa mini canalizzazione, mini, oddio, mica troppo mini, e questo messaggio, una parte di questo messaggio è anche per voi. Potrebbe essere che l'ascoltate in televisione mentre state cucinando, piuttosto che magari in macchina alla radio mentre andate a lavorare o siete in giro con degli amici e la sentite in un bar. Queste sono le sincronicità, il modo in cui l'universo comunica con noi, ok? Quindi noi utilizziamo queste canzoni per vedere se la radio in qualche modo vi parlerà. Guardate, è volata, Ti amo di Tozzi, era già uscita ieri, mi pare, in una cosa, Sei un pensiero speciale di Eros, Amici mai di Venditti, Se fosse sempre di Biagio Antonacci, Eccoti la storia più incredibile che c'è di Max Pezzali, L'aurora di Eros Ramazzotti, Oh mamma, mi sono volate troppe, Notte rosa di Tozzi per qualcuno, voglio metterne una qua perché è volata per prima, Bruciare per te di Elisa, Tango Tananai e basta, direi che sono sufficienti. Magari sono canzoni invece che proprio amate e avete dedicato pensando a quella persona. Per qualcuno mi è caduto l'occhio, Sally di Vasco, perché mi è proprio caduto l'occhio su quella canzone lì. Ok, allora ragazzi e ragazze, questo era il messaggio per voi. Passo ai ragazzi della seconda variante, e vediamo cosa devono sapere dalla loro persona speciale. Come ho detto, siamo in tanti, cercate di tenere solo quello che veramente vi risuona nel cuore. Vi darò un messaggio che ho canalizzato utilizzando, facendomi aiutare dalle mie parole chiave, e poi andremo a vedere cosa è successo tra di voi, cosa dobbiamo sapere ancora di quest'anima e soprattutto cosa ci vuole dire. Allora, che messaggio mi è arrivato per voi? Vita mia, ho capito nella lontananza che tu sei il mio vero amore. Qui sono uscite parole chiave molto molto forti.
soprattutto perché sono uscite tutte insieme. Mi sono sconvolta anch'io quando l'ho scritto questo messaggio. E tu sei il mio vero amore. Io ti sento. Noi abbiamo un legame che non si può spezzare perché siamo una coppia sacra e voglio la riunione con te. La nostra attesa è finita. Ora abbiamo qualche capello bianco in più. Qui qualcuno ha aspettato anni. Ma il nostro amore è giovane, non può invecchiare. Ti farò una sorpresa e ti dirò una verità che ti farà capire che questo amore è immortale, è puro. Io ho sempre avuto successo, sono sempre stato riconosciuto come una persona di valore nel lavoro, nella famiglia, negli amicizie. Questa persona ha sempre avuto dei grandi riconoscimenti. Potrebbe essere proprio una persona anche che ha successo nella sua vita in generale, magari per qualcuno addirittura è famoso. Qui possono essere passati anni da quando avete discusso o magari vi conoscete da anni, ognuno poi ha la sua storia. Ma quello che mi ha colpito e sconvolto è che sono uscite, quando ho estratto per farmi aiutare a fare il vostro messaggio, mi sono uscite vero amore, amore immortale, unione sacra, cioè veramente una batteria di parole chiave che volevo fotografare addirittura. Però vado avanti. Scusate, che non dovevo interromperlo. Quindi, ritornando a noi, ti farò una sorpresa, ti dirò una verità che ti farà capire che il nostro amore è puro e mortale. Io ho sempre avuto successo, sono sempre stato riconosciuto come una persona di valore, ma il mio vero valore me l'hai fatto vedere tu. Sto cambiando tante cose nella mia vita, potrebbe essere il lavoro o la casa, siamo in tanti, prendete quello che risuona a voi, ma sto riuscendo a ritrovare un equilibrio. Questa persona era squilibrata prima, adesso si è centrata, sa benissimo chi sei, ti ha riconosciuto come anima. Questa persona, per questo che penso che sia anche un prosieguo per qualcuno della prima, perché questa persona è come se ha fatto un lavoro e adesso è risvegliata, mi viene da dire. Questa esperienza vissuta mi ha fatto raggiungere la mia maturità emotiva che non avevo prima. Ho fatto tanti errori e ho fatto tanto male a me e a te. E abbiamo vissuto tanti brutti momenti e stiamo vivendone ancora. Io verrò da te e ti dimostrerò che sono cambiato. Voglio la pace e l'armonia con te, perché tu sei la mia casa. Mi dispiace, sono stato molto, molto arrogante con te. Magari mi vedrai fuori dall'ufficio. Questo messaggio per qualcuno in particolare che potrebbe lavorare insieme, o magari tu lavori vicino a questa persona e questa persona lavora in ufficio e tu ci passi davanti, o questa persona passa davanti al tuo ufficio. Cioè, oppure passate davanti a degli uffici, perché mi è arrivata la parola ufficio per qualcuno come parola chiave. Quindi potrebbe essere questo. Poi mi fate sapere. Non è detto, cioè, che tutto il messaggio, se tu lavori al centro commerciale e non in ufficio, non è che non è per te il messaggio, ovviamente. Però tra tutti quelli che siete c'è qualcuno che invece la parola ufficio è proprio per questa persona, ok? Il messaggio può risuonare anche solo in piccola parte, proprio perché siamo in tanti e sono energie del collettivo, ok? Cercate di tenere solo quello che è per voi. Ok, vediamo con le parole chiave cosa ci vogliono ribadire i ragazzi lassù, da parte di questa persona. Vediamo un po'. Parole chiave su questa persona e su di te. Errori e immaturità, l'ha detto prima, che ha fatto tanti errori perché prima non aveva la maturità emotiva che ha raggiunto grazie a te. Mi è uscito anche prima. Scelte e decisioni importanti. Convivenza matrimonio. Per qualcuno questa persona vuole realizzare una convivenza o un matrimonio con te. Se invece aveva già qualcuno, scelte importanti, decisioni importanti, potrebbe essere che si separa questa persona, per qualcuno. Per qualcuno questa persona ama le macchine e le moto, ritiene che tu sia speciale. Una persona che potrebbe essere stata in passato pigra nel muoversi verso di te, che si è specchiata con te le sue ferite, ovviamente qui è un rapporto di anime connesse fortissimo, per cui sicuramente vi siete specchiati le ferite.
qualcuno che deve risolvere delle questioni familiari, potrebbero essere con la famiglia di origine o con una compagna o un compagno, potresti essere tu o l'altra persona. Per qualcuno c'è un legame con la legge, potrebbe esserci un tribunale di mezzo, o un avvocato, magari questa persona, tu magari lavori in uno studio legale, non lo so, anche notarile per qualcuno, c'è qualche cosa o magari sta sistemando proprio delle questioni legali se si sta lasciando con qualcun altro. C'è qualcuno qui ama i fiori in particolare, c'è un legame con i fiori, potrebbe anche essere che questa persona ti voglia regalare dei fiori, o magari l'ultima cosa che ha fatto è regalarti un fiore, non lo so. O forse avete un fiore in comune che amate. Casa e famiglia, questa persona dice che tu sei casa e sei la sua famiglia. Qui questa persona potrebbe averti tradito, per qualcuno ci potrebbero essere di mezzo, come uffici, visto che abbiamo visto gli uffici prima, potrebbe esserci torri o grattacieli, magari lavora in città o lavori tu in città e questa persona si presenta dove lavori tu o viceversa, c'è qualcosa con le torri o delle torri o dei grattacieli. O magari, se non ci sono grattacieli, torri, sappiamo che possono essere anche costruzioni antiche, come le torri delle città, diciamo, antiche. Per qualcuno qua c'è stata della violenza psicologica anche, e adesso vuole il perdono. Secondo me ti ha detto cose veramente brutte. Per qualcuno ti ha detto cose brutte o te le ha fatte pensare cioè, si è comportata veramente male questa persona. Qui potrebbe esserci di mezzo dei bambini o forse vi siete conosciuti appunto da bambini per qualcuno qua. Qua c'è un rapporto di vecchia data. È una persona che sente una sorta di dipendenza verso di te, anche se siete a distanza, sente una fortissima passione, forse è iniziato come avventura anche solo fisica. Una persona che io credo che in passato ti abbia detto che voleva essere libera, non voleva nessuno, e forse magari poi invece si è impegnata con qualcun altro per qualcuno qua, o forse ti ha detto non puoi avere nulla da me perché c'è qualcun altro, ok? Ti vuole svelare qualcosa, un segreto ti vuole svelare, qualcosa che ancora non sai. Cos'è che è volato? Un rinnovo d'amore vuole da te, o forse che ha avuto un nuovo amore dopo di te, una persona che si è comportata da codarda. Per qualcuno qua ci sarà un incontro con questa persona, arriverà all'improvviso questa persona, voglio vedere con queste cosa ti vorrebbe dire ancora, visto che sulle mie parole che non ti ho detto ci sono anche le parole chiave, oltre che le frasi, vediamo cosa ci vuole dire ancora questa persona, vediamo un po'. Quando mi guardi mi metti a disagio. Qui c'è stato un amore che è iniziato da adolescenti per qualcuno perché c'è un amore adolescenziale o che invece vi ha fatto tornare come se foste tornare indietro nel tempo e vi ha fatto sentire dei ragazzini questo amore. E anche questa persona dice che si è specchiata in te le sue paure, le sue insicurezze. Ha sentito una fortissima passione per te. È gelosa questa persona, è ossessionata. Potrebbe avere avuto, ve l'ho detto prima, tratti narcisisti, qua vi ha fatto della violenza psicologica, vi ha ferito, per qualcuno ha dato una priorità a qualcun altro, c'è stato una rivale o un rivale qui, è una persona piena di tossicità, di errori, ci sono stati degli ostacoli pesanti tra di voi, io credo che questa persona che si è risvegliata l'ha fatto dopo veramente un lavoro profondo dove ha dato il peggio di sé con te, mi viene da dire. Non si è sentita alla tua altezza questa persona, adesso non sa come comportarsi, ha capito il tuo valore questa persona qui, dice che anche questa persona potrebbe avere bisogno di tempo, se è già passato tanto tempo forse siete arrivati, se non è passato per qualcuno arriverete a questo punto ma ci vuole del tempo. Dice che non avete ancora finito, vuole il tuo perdono, ha la volontà di sistemare le cose, di sbloccare quello che è successo, eh? Vuole sistemare le cose. Qua c'è una fortissima connessione, ti sogna tantissimo quest'anima. È una persona insicura, dice. È una persona insicura. Ma gli piace davvero tanto, ti desidera tantissimo questa persona qua. Guardate, ti amo davvero come non ho mai amato. Il nostro è un amore incondizionato, eh? Abbiamo un legame, un patto d'anima, dice.
qua me lo ribadisce, ti verrò a cercare. Innamorato, le parole chiave, ti amo. L'alchimia che sento per te non l'ho mai provata. Qua c'è tutto, qua c'è tutto, a livello di passione, di amore, tutto. Questa persona ha capito che il tuo e il suo sono, è un vero amore. Ok, vediamo ancora, vediamo cosa mi vogliono dire con nella fase, in che fase siete di questa relazione, poi guardiamo anche cosa è successo tra di voi. In che fase siete di questa relazione? Unione sacra, me l'ha detto il messaggio, ragazzi. In manifestazione, quest'anima vuole l'unione sacra, me l'ha detto nel messaggio e ha fatto un grande lavoro questa persona. Per qualcuno qui poteva avere una relazione karmica, questa qua. Guardate, guardate, doveva chiudere una relazione karmica. Ti dicono con calma, non accelerare perché tutto sta venendo secondo i piani. Qui abbiamo fiamme gemelle, unione, un nuovo inizio, relazione karmica. Fammi capire. Sì, ancora per qualcuno ti ha nascosto i suoi sentimenti perché c'è una relazione karmica che sta chiudendo, perché gli doveva insegnare una lezione. Ecco la lezione che gli ha fatto raggiungere la maturità emotiva giusta, grazie all'esperienza. Quest'anima, grazie all'esperienza che ha vissuto, ha raggiunto la sua emotività. Ha raggiunto la sua maturità emotiva. Non dovete controllare o accelerare, ragazzi, perché sta avvenendo tutto secondo il progetto divino, ok? E qui ci sarà l'unione sacra, è la prima carta, ok? Cosa vuole da te? Vuole l'unione. Siete in questa fase. Date tempo a quest'anima di fare quello che deve fare. Abbiamo visto che ti sta nascondendo i suoi sentimenti, eh? E ci vuole calma. Ancora una ne voglio. Ci sarà la manifestazione, abbiate pazienza, siete in questa fase, vediamo un pochino. Allora, voglio vedere quest'anima, cosa ha capito, cosa ha preso da tutto quello che è successo, è volata, la compassione, ha capito cosa? Guardate, il perdono, la morte e la magia, si è trasformata questa persona. Ha aperto il cuore all'amore grazie a quello che è successo e vuole il tuo perdono. Ritiene che ha avuto un cambiamento e adesso crede nella magia, questo qua. Guardate, la trasformazione dopo la morte. Crede nella magia. Sta cercando di manifestarti quest'anima. Vuole il tuo perdono, vuole manifestare questo amore a te. Perché? Cosa hai imparato? Abbiamo visto cosa hai imparato. Adesso ascolta la sua anima. Ha capito questa persona che tu sei casa, ecco cosa ha imparato. Vediamo un po'. Si è adattata anche a qualche altra situazione, ma adesso vuole ascoltare quello che è veramente il suo desiderio. Per qualcuno si è adattata anche a un'altra situazione, mi viene da dire, ma per qualcun altro ha capito qual è davvero il suo desiderio dell'anima. Sta ascoltando il maestro che c'è in lui, perché si è risvegliato. Guardate, la vera bellezza. Chi è la vera bellezza? Chi è? Il confine, la casa e la salvezza. Cosa sei tu per... Oh mamma, mi stavano volando tutte, aspettate. Mi stanno volando per terra. Un attimo che le devo raccogliere, sono volate mille. Stavo dicendo, devo sapere chi sei tu per lui e sono volate tutte per terra. Benissimo. Allora, chi sei tu per lui? Spero, fammi vedere, tanto che guardo, spero che non ne siano, no, ma non ce ne sono più per terra, vero? Il miracolo. Tu sei il miracolo per lui. Chi sei tu per lui? Chi sei tu per lui? L'accettazione radicale di quello che è e che deve essere il miracolo. Ha capito che si deve accettare quello che sente, deve ascoltare la sua anima. Questa persona ha rifiutato per tanto tempo di ascoltarsi. L'acqua, tu sei l'emozione, sei l'amore, e sei la sua fortuna, anche tu. La rivelazione tu sei stata la rivelazione per la sua anima, di capire cosa, qual era la vera bellezza, ragazzi e ragazze. Qual era la vera bellezza? Su questa cosa sono simili a questo messaggio mi ricorda tanto la prima variante,
Perché anche lì si parlava proprio della vera bellezza, per questo che io credo che qua c'è una risonanza tra la prima e la seconda variante per alcune ragazze e ragazzi che stanno ascoltando. Qua sono mischiate, non faccio il tempo, le raddrizziamo insieme. Allora, una persona che è stata per tanto tempo in silenzio, dentro di sé, come se voleva dormire, non voleva vedere, guardate, adesso ha fiducia nella vostra magia. Il sé autentico vuole abbassare le maschere. Adesso, grazie a te, allora era addormentata questa persona. Questa persona era addormentata. Adesso ha fiducia nella magia. Ok? L'abbiamo visto prima: trasformazione e magia con le carte della Dea. Adesso tira fuori il suo vero sé e vuole cosa? Cosa vuole quest'anima? Uscire dalla stagnazione e una nuova opportunità con te. Per la sua vita, per la sua felicità, perché tu gli hai tirato fuori, grazie alla vostra, al vostro lavoro insieme, gli hai tirato fuori chi è davvero. E questo ti riconosce, la vera bellezza. Guardate, qui ci sono fiamme che stanno per attraversare il ponte, per riunirsi, mi viene da dire. Qui c'è la riunione delle fiamme. Il divino, guardate, il grembo cosmico, il divino femminile, qua, qui c'è una grande. Secondo me qui ci sarà una riunione a breve per qualcuno in attesa da tanto tempo. E da tanto tempo, perché questa persona ha rifiutato per tanto tempo quello che era davvero, ma adesso è ritornato la sua integrità, ragazzi e ragazze. Ok, ha capito finalmente chi è davvero, se, cioè lui o lei, grazie al fatto che ha capito chi sei tu. Vediamo ancora cosa mi vogliono dire di quest'anima. Sto dando un po' di caratteristiche su quest'anima, quello che sta succedendo nella sua vita, o quello che è, adesso vedremo. E poi, allora, questa persona vuole collaborare con te, vuole compiere un atto di fede, farà un salto della fede, non sa quello che trova da parte tua, ma vuole venire da te perché ha capito che tu, guardate, è trasformata, tu sei la felicità, tu sei la sua fortuna, si è trasformata quest'anima, è un'altra persona adesso. E la sua anima sta pensando a quello che vuole davvero. Sta per iniziare qualcosa di bello tra di voi. Un periodo fortunato, dopo tanto dolore, mi viene da dire. Sì. Perché? Perché ha iniziato a credere in se stesso e in te. Vuole la pace con te. E la rinascita della vostra situazione. La rinascita della vostra situazione. Allora, vediamo un pochino. Cosa mi vogliono dire i ragazzi su questa coppia di anime che si amano, che possono essere anime fiamme gemelle, ok? Unione sacra! Ma non ci credo, ragazzi, prima carta anche dell'altro mazzo. Siete protetti. Non accelerate perché sta tutto venendo secondo i piani, non ci credo. No, ma io sono sconvolta, due volte unione sacra, cioè come prima carta poi tra l'altro. Cosa ci vogliono dire su questa coppia? Lo sappiamo cosa ci vogliono dire. Che qua c'è un amore grande. Vediamo ancora. Avete acceso il fuoco interiore l'uno dell'altro. Anche se adesso ogni tanto cadete le vibrazioni basse, dovete stare su perché ci sarà questo cambiamento. Non siete matti, sta avvenendo questo. Credeteci. Liberatevi dai vostri condizionamenti e dalle vostre paure, anche questa persona sta aprendo la sua gabbia, la connessione la sente forte con te, fidati, dicono, fidati, perché è proprio nella vostra. Oh mamma, guardate cosa mi è volato, le cinque ferite, state guarendo le vostre ferite dell'anima, anche quest'anima, ma guardate che volano tantissimo oggi le carte qui, voglio vedere ancora, ritrovare l'equilibrio, fiamma gemella, ragazzi. Cosa ve lo dico a fare? Qua avete ritrovato voi e quest'anima l'equilibrio dopo avere guarito le vostre ferite. Qualcuno ancora tiene un pochino le vibrazioni basse, stai su perché il cambiamento sta arrivando. Non avere fretta, tutto sta andando secondo i piani. La prima carta era l'unione sacra. Questo ti deve far capire quanto è potente questo legame. Allora, vediamo un pochino. Cosa è successo ancora o cosa deve succedere? Cosa mi vogliono dire di questi due?
Chiama la tua anima gemella, in questo mazzo c'è solo l'anima gemella, non esiste qua dentro la carta della fiamma, già mi stanno dicendo che c'ho legame d'anima. Qui ci sarà un fidanzamento improvviso tra di voi, ci sono ancora degli ostacoli. Qui qualcuno si è conosciuto da bambino, me lo confermano, per qualcuno gli ostacoli potrebbero essere che ci sono dei bimbi di mezzo, bisogna fare le cose graduali, eh? Ma tenete la mente aperta perché la vostra anima gemella è vicino a voi, molto presto succederà qualcosa. Per qualcuno qui ci sarà proprio un rinnovo d'amore, per qualcun altro, questo vale solo per qualcuno, questa persona ancora non hai vissuto niente con questa persona. Lasciare andare i bisogni di controllo, qualcuno tende un pochino a controllare la situazione. Dicono c'è del tempo divino, ma è necessario per sistemare le cose tra di voi, ok? Quindi abbiamo visto che qui, vedete, per qualcuno ci sono problemi di soldi, di lavoro, l'abbiamo visto prima anche la persona potrebbe avere delle sue problematiche. Ci vuole fiducia, eh? Ci vuole fiducia. Ok. Per qualcuno c'è anche da lasciare, soldi di lavoro in realtà potrebbe essere anche dover lasciare qualcuno con cui si hanno dei problemi, magari abbi fiducia in quello che senti, eh? Perché se c'è qualcuno che sta chiudendo una relazione dovrà sistemare anche la parte burocratica economica, ok? La passione che sente per te è veramente grande, credici. Vediamo ancora, poi guardiamo anche cosa è successo tra voi e quello che le sue intenzioni con i tarocchi, vediamo un po'. Vuole costruire con te, si spingerà al limite, le stesse carte che mi sono uscite nella prima variante, però ci vuole del tempo, qui sta osservando, basta, qua c'è la carta di respirare. Avrete la gioia e la felicità, qui c'è una sinfonia che non è stata compiuta tra di voi e si arriverà a spingersi al limite perché perché si vuole costruire insieme, perché si sa chi siete. Guardate, benedetti, qui c'è un legame di anime o fiamme gemelle. La sinfonia è incompiuta, ma qualcuno qua si spingerà al limite per costruire insieme a te, perché è questo che vuole il cielo. Si ripareranno le cose tra di voi, per chi sta aspettando la sua anima fiamma gemella che già conosce e sa, ok? Vediamo, queste le appoggiamo qui, che mi danno fastidio. Allora, vediamo un po' cosa è successo tra voi. Prendiamo questo. Sì. Cosa è successo in passato tra voi? Cosa ti ha combinato quest'anima che ti ha fatto soffrire? Ok, benissimo. Bello. Anche se la tua fiamma ha uno spettacolo di cristiano qua. Allora, cosa ti ha fatto questo qua? Ti ha fatto vedere tanta passione? Ti ha fatto sentire qualcosa di speciale? Sembrava che stesse iniziando un grande amore e cosa ha fatto? È scappato via e ti ha abbandonato senza tante spiegazioni, anzi per qualcuno non ha proprio parlato. Cioè ti ha fatto anche credere, perché tu ci hai creduto che c'era una forte passione, che c'era proprio amore, cioè ritenevi che questo era qualcosa di speciale. Però cosa ha fatto? È scappato e ha chiuso senza spiegazioni. Si è allontanato da questa passione. Perché? Ha avuto paura della connessione, mi viene da dire. Sì, e di aprire il suo cuore. E di fare una scelta per qualcuno. Allora, cosa? Perché? Si è allontanato, ha avuto paura della connessione, ha avuto paura di lasciare una zona comfort, ha avuto paura di fare una scelta per te. Doveva scegliere questa connessione. Fammi ancora una. Sì, doveva scegliere l'amore, ragazzi e ragazze. Mi arriva questo. Questa persona ha capito subito che c'era qualcosa di forte tra voi, ma ne ha avuto paura ed è scappata via allontanandosi anche per qualcuno in malo modo. Ti ha ferito tanto perché si è comportato male. Non ha fatto la scelta che doveva fare, è scappata. Perché? Perché non voleva lasciare la sua zona comfort. Questa può essere diversa per ognuno di noi perché siamo in tanti. La zona comfort può essere la sua cioè singolitudine, se era uno che gli piaceva stare single e dice no, eh no, se arrivi tu nella mia vita mi cambi tutto, no? Io voglio divertirmi. Oppure non voleva aprire il cuore all'amore, perché questo è anche qualcuno che chiude un po' il cuore, che ha paura di aprire il cuore all'amore.
Oppure per qualcun altro non voleva lasciare la sua zona comfort se aveva una casa con già qualcun altro dentro, ok? Qui dovete capire voi, doveva fare una scelta che non ha fatto, è scappato da una scelta questa persona, è scappata dall'amore, è scappata dalla connessione e si è allontanata. Guardate, 8 di spade, perché? Perché ha avuto paura, non sapeva cosa fare, non vedeva cosa doveva fare questo qua, era indeciso. Eppure la passione ce l'aveva, ma quanto aveva la passione, aveva anche un carattere del cavolino qua per qualcuno, eh? Perché il re di bastoni è passionale, ma è anche uno un pochino arrogante, eh? Un pochino che crede di sapere tutto lui, eh? Bene, simpatia questo qua, anche se poi la tua fiamma ti ama. E adesso sta malissimo, guardate, 5 di coppe mi è volato sulle gambe. Senti la perdita con te. Vediamo. Quali sono stati, glielo ribadiamo il concetto, che voglio vedere cosa ci dice, se c'è altro. Quali sono stati i suoi blocchi o quali sono adesso i suoi blocchi? Vediamo un po'. Allora, quali sono i suoi blocchi, ragazzi e ragazze? Il silenzio, l'isolamento, la distanza che c'è tra di voi, anche se ti ama, sono il suo blocco. Anche l'amore stesso è un blocco. Perché? Perché è indeciso su cosa? Su farti qualche offerta, perché forse ha una situazione per cui non può farla. Qui c'è il silenzio, il blocco è il silenzio, ragazzi. Il blocco è il silenzio sulla riconciliazione. Fatemi capire, visto che sono volate, non le ho. Fammi capire quali sono i suoi blocchi. Per qualcuno potrebbe essere impegnato perché avrà di pentacoli. Mamma mia. Re e regina di pentacoli, 9 di spade, 8 di coppe. Sì, allora, ragazzi e ragazze, oltre che potrebbe essere una coppia sacra, quella che vediamo qua potrebbe rappresentare te e quest'anima, a me viene però che non siete voi. Per qualcuno, ovviamente siamo in tanti, qui c'era un matrimonio, una convivenza che non era con te. Questa persona è stata malissimo a lasciarti andare perché sentiva tanta la passione per te. Il blocco qual è? Il blocco è che non poteva muoversi perché c'era qualcun altro. Questa è la prima accezione, ragazzi e ragazze. L'altro blocco era: io e te siamo una coppia sacra, io sento la connessione potente, potremmo fare nel materiale tutto e stare bene, felici e contenti, ma io ho paura, mi allontano, anche se sento che c'è qualcosa tra di noi di forte, preferisco andare su qualcosa di sicuro, su qualcuno che magari mi può dare solo passione senza impegno concreto, perché tu vuoi troppo e io ho paura. Questa è la seconda accezione. Potrebbe essere che se non era sposato, non ti ha scelto per fare qualcosa di serio ed è andato verso qualcuno che invece gli poteva dare qualcosa di più leggero. Fammi capire se è così. Sì, per qualcuno potrebbe essere così. Ok? Quindi il blocco era o la costruzione con te perché ha avuto paura di te per quello che tu gli scatenavi dentro e ha scelto qualcun altro con cui divertirsi, che può essere una, 10, 100, magari ce n'è una fissa o magari ne ha tante, questo qua. Oppure il blocco poteva essere che sì, sto malissimo, non avrei voluto, sento una passione per te esagerata, ma io sono già impegnato con qualcun altro. Ok, questo poteva essere l'altro discorso dell'altro blocco. Vediamo ancora invece qual è la cosa positiva che lo porterà da te. Vediamo un po' cosa lo porterà da te, venite a cercare. Ragazzi, ragazze, è volata come una pazza la regina di bastoni, proprio la passione che c'è in te, cioè che c'è per lui, scusate, che c'è in lui per te e soprattutto la magia che c'è in te, ti vede magica questo qua, eh? Guardate cosa la porterà da te e la connessione, ragazzi, la magia della regina dei bastoni, che poi la regina dei bastoni, quando parliamo di tarocchi, potrebbe rappresentare proprio la divina femminile, la fiamma gemella, o l'anima gemella. Qui c'è un 6 di coppe che rappresenta la connessione, i ricordi insieme. Rappresenta anche il passato, per qualcuno può rappresentare appunto l'anima gemella o la fiamma gemella, una relazione di vite passate. Quindi sente la forte connessione, la connessione forte
e la passione che prova per te lo porterà a muoversi con impeto verso di te. Guardate, papessa, la connessione ancora mi ribadisce. Anche qualcosa di nascosto, di segreto che prova per te che tu ancora non sai, l'amore. Papessa e gli amanti, cosa lo porterà da te? L'amore che prova per te, che è troppo forte, non riesce più a contenerlo e tenerlo chiuso dentro. Guardate il mondo, perché per completare, anche quello che deve completare nella sua vita, ha l'incontro con te, mi viene da dire. Vuole un chiarimento con te. Questo silenzio gli sta pesando, ragazzi e ragazze. Tu sei mia, io ti amo. Io sento una passione esagerata, tu sei magica. Io sento la connessione, io ti voglio nella mia vita, dice. E sto per questo motivo farà qualcosa. Vediamo cosa farà. Le azioni. Questa si è girata, aspettate che le sistemo. Ok. Le azioni che farà o le intenzioni che ha di fare per te. Venirti a fare un'offerta perché tu ti farà una rivelazione. Che azioni farà? Ti farà una rivelazione, verrà a parlarti di qualcosa, dei suoi sentimenti. E lo farà all'improvviso. Magari anche per qualcuno viene a dirti che ha distrutto qualcos'altro. Ti verrà a rivelare quello che ha nascosto fino adesso, che vuole un nuovo inizio e che ti ama, ragazzi e ragazze. La rivelazione sarà proprio sul suo sentimento per te. E lo farà all'improvviso, mi viene da dire. Che vuole un nuovo inizio d'amore con te. Che ti ha sempre amato anche, mi viene da dire, per qualcuno. Per qualcuno è lentino perché magari sta prima sistemando delle sue cose ancora, perché c'è un cavaliere di denari, ma sta arrivando, eh. Guardate, la passione che prova per te, tu non ne hai idea. La connessione ti vuole venire a rivelare che sente una forte connessione ancora. Per qualcuno ti vuole venire a dire che ha chiuso qualcos'altro? Sì, per qualcuno vuole dirti che ha chiuso qualcos'altro, per qualcun altro vuole dirti che sente forte la connessione che tu non te lo immagini neanche, che vuole portarti alla luce del sole perché vuole un nuovo inizio, vuole mago, asso di coppe, amanti, io ti amo, voglio stare con te, voglio un nuovo inizio, non ti voglio perdere, dice, ok? Le sue azioni verso di te, venire da te, per qualcuno è più veloce, per qualcun altro un po' più lento perché c'era anche il cavaliere di pentacoli, ma ti ama. Mi sono difeso da cosa? Da portare giustizia a noi. Guardate, mi sono difeso, ho tagliato questo nuovo inizio perché avevo paura e adesso ho tanti rimpianti e sensi di colpa perché ho fatto questo, perché mi sono alzato le difese verso di te. Questo dice questa persona. Verrò da te, però abbi pazienza perché io ho tanto peso sulle mie spalle. Forse ho una situazione da sistemare prima, per questo che sono bloccato, ma arriverò perché tu sei il mio sogno. Tu sei la mia stella, io arrivo, credimi, credi in me, perché è con te che io sento quattro bastioni, l'unione, la stabilità, il legame d'anima sacro. Io ti amo e troverò il coraggio di venire. Dopo probabilmente un periodo di introspezione e lavoro interiore, per qualcuno l'ha già fatto, per qualcun altro lo sta facendo, ok? E poi vediamo un po' adesso. Dovrei avervi detto, voglio vedere con queste qua cosa mi dicono di quest'anima su di voi. Ha la consapevolezza di chi sei tu adesso. Vuole cambiare le cose, ragazzi. Il creatore vuole creare con te, vuole creare con te. Si è tanto trattenuto, si sta trattenendo, ma non ce la fa più questo qua, eh. Vuole avere, ormai avendo la consapevolezza, starti lontano, non ce la fa più. Cioè non è come prima che era inconsapevole. Guardate, l'avventura si lancerà, Si lancerà verso di te, sì, si lancerà. Sta superando gli ostacoli della sua mente in questo momento, ragazzi e ragazze. Ma si sta ribellando la sua mente perché tu sei la sua guida e farà qualcosa all'improvviso, come un fulmine arriva questo. Guardate, salto della fede, la fiducia in quello che sento. Io ascolto il mio cuore, non ascolto più la mia mente. Adesso il mio cuore mi guida verso di lei. Il cuore sente, la sua guida, è la sua anima adesso, non è più la sua testa, non è più il suo ego. Anche se sta terminando di lottare con il suo ego, questo qua, ma arriverà da te perché adesso è consapevole di chi sei tu e
e vuole creare con te, vuole creare. Ok, vediamo ancora cosa ci vogliono dire su quest'anima. Amore, io ti amo, senza di te sto male, eh? Ci saranno delle novità, arriverà qualcosa di pazzesco che tu non ti immagini. Io e te avremo la felicità, rifiorirà la nostra storia. Questo sta dicendo, questa persona ti ama, tu non hai idea di quello che verrà a dirti, ma vuole far rinascere questa situazione. In questo momento la situazione è bloccata per altre situazioni di casa, potrebbero esserci dei bambini di mezzo, potrebbe esserci un'altra compagna, compagno, potrebbero esserci degli immobili, non lo so, ma ci sarà il trionfo della vostra storia, credimi, dice. Adesso sta male questa persona, è avvilita lontano da te, sappilo, perché mi è uscita la carta dell'avvilimento. Sì, ma ti pensa continuamente, ma c'è qualcosa di legale che deve sistemare, mi viene da dire. Guardate, parole, lettera, documento, ti vuole parlare anche di qualcosa che sta sistemando a livello, se non legale, proprio a livello pratico, materiale, eh? Può essere qualsiasi cosa, sia sulla sua parte economica, lavorativa, ma a me viene per una questione di case qua, di problematiche, sì, per me con qualcun altro, per qualcuno, ovviamente siamo in tanti, tenete solo quello che è per voi. Vediamo ancora la sua energia verso di te. Riflessione, e guardate, sta riflettendo su quello che ha fatto, eh? Si è chiarito le idee, questa persona vuole il tuo perdono. Adesso si rende conto di quello che ha fatto, vuole costruire con te. Vuole che tu accetti, e questa persona sta accettando quello che è successo, perché voi insieme portate l'armonia e la pace, vuole andare avanti con te. È grata all'universo perché pensa che tu sei stata un dono, adesso l'ha capito. Vuole dirti tutta la verità, anche quello che tu non hai idea. Ti vuole dire una verità che tu, che ha dentro, che tu non hai idea, o forse l'hai percepita, ma non te l'ha mai detto con le parole. Vuole dirtelo questa persona, eh? Vuole abbassare la sua maschera. Vediamo un po' chi è questa persona per te ancora, chi è questa persona per te. Qualcosa che mi fa pensare qualcuno qua si è conosciuto da piccolo, qualcuno che c'è stato un taglio, magari vi siete stati insieme da giovani, vi siete lasciati, vi siete ritrovati. Sì, c'è stato un blocco per tanto tempo, poi c'è stata una rinascita di questo amore. Qui però c'erano dei problemi. Fammi capire. Sì, c'era qualcosa di nascosto, forse questa persona era impegnata o tu eri impegnata? Vediamo un po', fatemi capire. Sì, qua qualcuno si doveva forse separare. Questo vale per una o due persone, ragazzi. Fatemi capire ancora. Oppure ci sono dei bimbi di mezzo e questa persona comunque o tu avete ancora. Sì, qua per qualcuno invece ci sono dei bambini di mezzo che tengono bloccata questa persona o te e questo amore. Qualcosa che tu non sai. Una crisi, c'è un grande dolore, c'è un grande peso per questa situazione. Questa persona però sente bloccata, cioè a te ti ha dentro. Si sente bloccata nella situazione, ma nasconde quello che prova anche per te. Qui ci sono più accezioni. Qualcuno si è conosciuto in giovane età, poi magari c'è stato un allontanamento e la vita è andata avanti e poi vi siete rincontrati. Per qualcun altro invece questa persona o tu avete dei bambini di mezzo ed è stato quello che ha frenato questa storia. Per qualcun altro invece vi siete conosciuti da giovani e avete avuto una famiglia magari insieme e questa persona poi ha sbarellato e si è comportata male. Vediamo un po'. Sì. Non ha protetto la sua casa. Per qualcuno qui non ha protetto la sua casa e l'ha persa la sua famiglia. Perché? Perché che cosa ha fatto? Queste sono tre accezioni che mi arrivano, eh? Tre situazioni diverse qui abbiamo, ragazzi, guardate perché ti ha tradito. Se tu eri la moglie, ti ha tradito e ha rovinato tutto, ha distrutto la sua casa, la sua famiglia. Tre accezioni. La prima, vi siete conosciuti da giovani, poi vi siete persi e vi siete ritrovati dopo tanto tempo. Seconda accezione, questa persona ha dei figli o tu hai dei figli ed è questo che sta impedendo il vostro stare insieme. Terza accezione, che è molto forte, ve lo dico perché mi è arrivata anche questa molto forte,
tu sei la persona ufficiale moglie o compagna e questa persona ha distrutto la vostra relazione, la vostra famiglia, se avevate dei figli e tutto, cioè qua questa persona ti ha tradito con qualcun altro e adesso ha capito che ha distrutto cosa? Quello che era la sua fortuna, ragazzi. Se tu eri la compagna ufficiale, questo si è pentito perché ha capito che ha distrutto quello che era veramente importante per lui e non se ne rendeva conto, la sua casa era la sua fortuna. L'unione con te. Perché? Perché l'ha tradita, ha tradito l'unione. Questo vale per qualcuno in particolare, perché siamo tanti, quindi tre accezioni questa storia. Infatti ho sentito un'energia molto forte, quindi probabilmente ci sono tante anime che hanno un certo tipo di energia qua dentro. Ok, andiamo a vedere adesso. Possiamo ancora facciamo così, ancora una volta, voglio vedere anche con questo. Questa persona ha intenzioni verso di te. Non ho ancora parlato, però vabbè. Intenzioni verso di te. Guardate, Paggio Mondo vuole chiederti perdono, vuole sistemare le cose, vuole un chiarimento, vuole avere successo, vuole dimostrarti che ci tiene tanto. Fammi capire, questa persona ha avuto dei conflitti interiori. Per qualcuno, questa persona adesso si sente bloccata perché forse ha chiuso con te, vuole chiederti perdono perché ha chiuso. Ma a me viene da dire che vuole più che altro un chiarimento per questa. Vuole avere successo. Allora, facciamo bene la domanda visto che mi sono saltata di fuori prima ancora di farla. Quest'anima che vuole parlare con i ragazzi. Mettiamolo davanti la bottiglia, scusate, intanto, se no ero troppo. Intanto qua mi fa vedere che tu potresti essere incavolata nera, arrabbiata, delusa, in sofferenza, proprio dolore, e che ti potresti anche essere allontanato o ti stai allontanando tu da questa situazione. Comunque, allora, mamma, continua a saltare fuori. Vuole parlare a tutti i costi. Cosa vuoi dire, anima, ai ragazzi e alle ragazze in ascolto, eh? Sono scappato via, mi sono comportato male, ti ho tradito, ti ho fatto in tutti i colori qua. Potrebbe essere scappato, potrebbe averti tradito. Si è comportato male da narcisista. Non ha avuto la forza e il coraggio di fare cosa? Non ha rispettato il suo amore per te. Non ha avuto il coraggio di vivere l'amore, ti ha abbandonato, te ne sei andato, ti ha fatto soffrire. Questa persona ha fatto questo. In centro stesa c'era l'amore, ma questa persona è stata, secondo me, attirata da qualcos'altro. Sì. Questa persona non dava davvero la connessione con te. Perché? Perché voleva allontanarsi da quello che provava o da quello che doveva dare. Voleva. Non lo so, ha pensato forse che poteva avere altro, perché qui abbiamo qualcuno che si è comportato male, che non ha avuto forse il coraggio di rivelare il suo amore, siamo in tanti, le accezioni varie, e di viversi questo sogno e si è allontanato da questo sogno. Per qualcun altro mi viene da dire che questo qua ti ha abbandonato per farsi i cavoli suoi, ti ha tradito, perché magari pensava di essere, perché mi viene anche che qualcuno pensava di poter, fammi vedere se mi la. Infatti. Sì, ti ha tradito perché non ha creduto in questo sogno. È stato in silenzio. Non ci ha creduto. E questo amore, fammi capire questo amore. Asso di spade. Ha tagliato. Non ti ha rivelato quello che provava e ti ha abbandonato ancora. 5 di pentacoli. Sì. Per qualcuno qua, questo qui si è fatto i cavoli suoi, ha pensato che l'amore non aveva importanza più di tanto, pensava di potersene andare tranquillo e farsela passare, ma invece no. Ok, va bene. Quindi, azioni che farà verso di te. 7 di pentacoli, cavaliere di coppe, papa, re di spade e giustizia, ragazzi e ragazze. Allora, azioni che farà verso di te. Qua c'è stata un'attesa lunga, tanto tempo. Questo qui vuole tornare indietro a riprendere quello che ha lasciato indietro con te. Vuole riprendere da lì. Vuole chiederti perdono, dirti che ti ama, che sente la connessione. Se era impegnata, ti viene a dire che si è separata, che ha chiuso
un'altra relazione. Ok, se ti ha tradito, ti viene a dire che lui vuole stare con te, che ha chiuso l'altra situazione in ogni caso. Ok? Se non aveva nessun altro, viene a dirti che vuole portare giustizia alla vostra storia e che viene a parlare per la prima volta, ti dice la verità, che si è difesa da te. Ma io credo che per la maggior parte delle situazioni, qua siamo in tanti, questa persona ti verrà a dire che è single. Ok? Vediamo. Guardate, si è difesa dall'inizio con te. Si è difesa da quello che sentiva. Sentiva che c'era un destino tra di voi, ma era troppo, troppo attaccata alla sua zona comfort, questo qua. Era indeciso. Sì. Ok, va bene, adesso io direi che dopo questo possiamo anche farci il mazzo, non tra di noi, ma delle carte. Vediamo un po'. Facciamo così, facciamo prima queste. Vediamo. Facciamo un mazzo per la canalizzazione adesso, ok? Mi sa che questo video mi viene lungo. Eh sì, l'avevo detto, mi è volata. Allora, perché era volata prima. E che pacco. Allora, vediamo un po'. Ancora uno. Lunghissimo, mannaggia, perché dovevo farne due, lo sapevo io, lo sapevo, e dopo caricarlo diventa un casino. Questo lo facciamo così, ma sono troppe. Possiamo anche fare così. Sì, dai, prendiamolo così. Vediamo. Questo, ok, poi facciamo, mettiamo, questi qui li ho messi già, no, perché l'ho fatto prima per l'altro mazzo, adesso non mi ricordo più quelle che ho usato, di qua non ce li ho queste, ah sì, ce li ho già, esaurito. Ok, prendiamo queste, un po' di tarocchi, mischiamo un po' tutti, facciamo tarocchi oracoli come piace a me, così se i concetti si ribadiscono più volte, come è già successo con il primo variante, perché succede che vengono fuori più volte gli stessi concetti? Perché le carte ce lo vogliono ribadire quel concetto, ok? Ok, facciamo anche queste qui. Scusate se vi faccio aspettare, ma è l'unico modo. Sono un po' scomodine, eh. Ecco, sono un po' grossette e faccio fatica tanto. Mischiamo un po' così, dai. Tanto loro a mettersi giuste per farmi capire il discorso. Oh, vogliamo, volano tutte, va bene, facciamole volare.
ne voglio usare, troppe. No, aspetta, non le mischio perché due le ho già viste, cioè le vedo lo stesso alcune quando volano, però guardate il 7 di spade che è volato, questo deve stare qua, che è proprio la prima della variante prima. Ok. Facciamo così, troppe, mettiamo un po' di qui. Ho preso un po' tante, eh? Forse più di quelle. Ma no, dai, facciamo così. Facciamo tre sì. Queste mie, dai. Se no sono troppe effettivamente. Allora, tarocchi, tarocchi, sì. Questi sì, perché voglio fare un po', tiriamone fuori tre di questi, cosa ci vogliono dire? Oh, mamma mia, ragazzi! Qual era che non avevo? Ah, questa non l'avevo ancora usato, vero? Mamma mia. Ecco. Voi qualcuna di queste qui, anche qua. E poi l'ultimo, questo, dai. Questo qui. D'altronde, se volano le teniamo perché vuol dire che devono arrivare. Ok, forse questo è un po' di più dell'altro. Vabbè, fa niente perché sono anche tante storie diverse. Lo percepite prima che ci sono. Questo qui l'avevo già messo, vero? Sì, che ci sono tante situazioni diverse in questo. Secondo me, Ah no, queste non le avevo messe, però vediamo un po'. Così ancora le dividiamo, facciamo sì, facciamo tre qui, no, due, tre, ma sì, mischiato un po' sopra un po' sotto, secondo me rendono di più. Vado, parto con la vostra canalizzazione, ragazzi e ragazze, della seconda bottiglietta. Wow, allora sto cercando di trovare una soluzione. Una soluzione a tutto quello che è, a tutto questo casino in cui mi sono trovato, cacciato con te, ma quello che ho combinato con te. Io sento con te l'unione, io la subito ce la dico. Io sento con te l'unione e voglio trovare una soluzione per poter stare insieme. Io ho bisogno di parlarti. Ho bisogno di dirti delle cose. Ho bisogno di dirti delle cose sulla mia situazione a casa. Forse sentirai parlare di quello che sta succedendo a casa mia da qualcuno. Sì, qualcuno ti verrà a rivelare delle cose su di me. Sappi che indipendentemente da quello che sentirai, io ci tengo a te. Ci tengo a te anche se tu adesso crederai che a me non interessa più niente perché magari ci siamo allontanati e non c'è comunicazione. Io negavo a me stesso quel che provavo per te perché ne avevo paura. Per questo motivo mi sono allontanato perché dovevo stare da solo e in questo momento devo andare per la mia strada perché devo sistemare le mie questioni. Devo ritrovare un equilibrio, lo sto ritrovando questo mio equilibrio, devo prendere delle decisioni. Ma sappi che le decisioni che devo prendere sono sulla stabilità, sulla mia stabilità. Sì, sulla mia stabilità familiare, sulla mia stabilità materiale, concreta. Io sai che sono abituato a vincere, sono una persona di successo, abituata a vincere. A me l'idea che tu mi possa ignorare mi fa andare fuori di testa. Io ti voglio vedere. Ti voglio vedere, ti voglio parlare. Non sto bene in questo momento. Forse sono le stesse di prima. Scusate, della prima variante. Io sono bloccato in questo momento, so di averti dato nulla, questa non c'era, meno male,
sono indeciso su come muovermi. Mi sono difeso da quello che provavo. Io in questo momento sto malissimo per quello che sto vivendo in questo momento della mia vita, per la mancanza che ho, di non poter contattarti, di non poterti parlare. Io sento, sto facendo incubi. Io so di averti ferito, che tu sei arrabbiata, che ti ho deluso. Questa cosa mi fa malissimo. Mi fa malissimo. Sappi che se c'era qualcun altro, io ho chiuso con quella persona, io voglio te, io ti amo, sento la passione per te, voglio venirti a dire la verità, voglio venirti a dire qualcosa, voglio fare qualcosa all'improvviso. Io mi sono difeso da quello che io provavo per te, questa è la verità. E questo silenzio mi è servito, questo momento in cui mi sono isolato anche da te mi è servito per capire chi ero io, che cosa ho fatto, che cosa ho fatto, che cosa ho fatto. Ho lasciato andare. Per le mie paure ti ho lasciato andare. Io tornerò. Da te ti farò una piccola offerta perché tu sei la donna che amo. Tu sei l'unica donna che io amo, che io abbia mai amato probabilmente. Come se io adesso guardassi da fuori tutta la mia situazione e vedessi le cose da un altro punto di vista. Io adesso sto sentendo con l'anima, non con la mente. Tu mi hai reso felice, tu mi rendi felice. Anche questi conflitti che io posso avere in questo momento dentro di me o con altre persone con cui sto vivendo certe situazioni, io vorrei parlartene. Vorrei dirti tutto, vorrei dirti la verità, vorrei sbloccare questo silenzio. È che sono una persona che sono sempre stata molto controllata, io ho sempre controllato la mia emotività, le mie emozioni, non mi permettevo di provare emozioni. Io ero sempre attento col mio cervello, sempre attaccato alle cose più materiali della vita. Ai soldi, al lavoro, quelle erano le cose importanti per me. Tutto il resto passava in secondo piano, non contava. Per te io vorrei fare uno sforzo vero e venirti a dire veramente quello che provo. Io vorrei esprimerti il mio amore, vorrei fare un gesto romantico verso di te. Ma in questo momento devo prima sistemare me stesso, ritrovare il mio equilibrio e le questioni che mi premono. Ma sappi che io ti visualizzo, io ti sto manifestando, io ti penso continuamente perché tu sei la mia metà, io ti sento dentro di me, io ti sento dentro di me. Tu sei la mia anima gemella, sei la mia fiamma gemella, tu sei l'amore della mia vita, sei la mia divina femminile, il mio cuore è fedele a te. Voglio abbassare questa maschera una volta per tutte. Questa chiusura, voglio un cambiamento su questa chiusura. Ti verrò a cercare, sì, io ti verrò a cercare, toglierò questa maschera ancora. Taglierò con la maschera, io voglio togliermi questa maschera. Voglio una riconciliazione, voglio fare pace, voglio dirti la verità su quello che provo, su chi sono io. Voglio darti quello che non ti ho mai dato. Voglio farti un regalo. Voglio farti un regalo. Ma ancora la mia mente mi fa usare strategie, non sono abituato a fare diversamente. Ogni scelta che ho fatto nella mia vita io ho sempre utilizzato strategie, anche un po' di manipolazione verso le persone, anche adesso che sto facendo delle cose, delle scelte, io sto usando una strategia, non solo con te. Con te la troverò, troverò il modo di poterti venire a parlare. Perché so che per venirti a parlare a questo punto devo trovare una soluzione vera. Perché forse tu non mi crederai questa volta. Sto pianificando come fare per farmi credere da te. Sì, perché dopo tutte le volte che sono scappato via lontano, tu ormai non crederai più alle mie chiacchiere. Te lo aspetti forse una comunicazione da me, ma non gli dai valore. Io lo so che tu non gli darai valore alla mia comunicazione, penserai, eh sì, è sempre il solito. E mi lascerai perdere, mi dirai di andare, che le mie parole sono inutili.
Mi dirai che le mie parole non ti toccano più. Io ti chiedo, ti prego, ascolta i segni che ti parlano di me. Perché è vero, forse ho sbagliato tanto, forse ho detto cose o mi sono comportato in un modo tale per cui tu non crederai a una parola. Ma credi a quello che ti fa sentire l'universo. Io avevo un karma da chiudere con qualcun altro perché dovevo imparare una grande lezione attraverso un grande trauma che ho vissuto forse nell'infanzia. Questa persona mi ha fatto rivivere quella sensazione di abbandono e solitudine anche se c'è qualcun altro a fianco a te. Io ho avuto dipendenza affettiva verso questa persona perché non volevo perderla, perché io ho già perso tante persone a cui ho tenuto nella mia vita. Ho fatto forse delle promesse, non volevo fallire nelle mie promesse. Ma io il patto lo sento con te, per questo ti spio continuamente, anche se non riesco a parlarti. Tu sei una luce dentro di me, sei quella luce che mi ha riacceso la speranza. Io sto male perché sento dipendenza verso di te e anche verso qualcun altro e non so che fare, ma voglio la riconciliazione con te. Sento una passione per te che non ho mai vissuto in tutta la vita. Mi dispiace se ti ho fatto credere di non amarti, mi dispiace se non ti ho fatto percepire quanta alchimia e passione e attrazione magnetica sentivo per te. O forse ti ho fatto credere che era solo quello, passione. In realtà tu eri la mia pace. Io ti amo. Tu sei tutto quello che è nel mio destino, tu sei il mio destino. Io sto ascoltando la chiamata della mia anima. Voglio un nuovo inizio e lo voglio subito, lo voglio forte. Io ti desidero. Anche se adesso sono bloccato della comunicazione, non ti posso dire davvero quello che voglio, ma voglio che tu mi senta, che tu senta questo amore, perché io sono un radicoppe, io ti amo come non ho mai amato. Sento il richiamo, ho la nostalgia dei nostri ricordi, dei nostri momenti insieme. Continuo a pensare ai nostri ricordi e a quello che avremmo potuto fare se quel giorno, tanto tempo fa, ci fossimo parlati davvero. E invece ci siamo allontanati pensando di poter stare meno male lontani uno dall'altro. Vorrei dirti tante cose che non ti ho mai detto e io ti cercherò per parlarti, perché questa mia indecisione è dovuta solo al fatto che questa volta non voglio sbagliare, questa volta io voglio trattarti come tu meriti di essere trattata, perché tu sei un'imperatrice e io sono un matto e il matto la ama l'imperatrice. Il matto però vuole essere più vero e concreto e serio questa volta. Voglio dirti che la mia mentalità così logica e così razionale mi ha impedito tante volte di dimostrarti quello che sentivo, anzi di prendere le distanze da quello che sentivo per te. Adesso voglio venirti a dire che sono una persona di cui ti puoi fidare, Re dei Pentacoli. E se avevo qualcun altro, voglio venirti a dire che mi sono separato e ho preso le distanze da quella situazione, perché io voglio un nuovo inizio con te, è con te che farò il matto. Sì, anche se adesso non so proprio come posso fare ad avvicinarmi, forse perché ti ho deluso e non ho fatto delle scelte prima. E forse adesso tu ti stai difendendo da me, ma io sbloccherò, butterò giù questo muro, perché io ho bisogno di te e sento che anche tu hai bisogno di me, voglio prenderti per mano e dirti tutto, dirti anche perché non mi riuscivo ad aprire, dirti quanto mi sono sentito solo, solo, lontano da te e quanto mi sento solo la notte quando penso a te. Sento la freddezza che c'è tra noi e questa freddezza tra noi non è possibile. So di essermi comportato come un narcisista, uno stronzo. Ti ho fatto sempre credere che io facevo quello che volevo e che tu, che c'eri o non c'eri, era uguale, ma non è così. Io ti amo, io ti amo e voglio stringerti forte, ho bisogno di sentire il tuo odore,
L'odore della tua pelle, il tuo profumo. Io ho bisogno di toccarti, ho bisogno di toccarti, ho bisogno di parlare con te. Voglio chiederti scusa. Scusami se non ho avuto la forza di vivere questo amore, non ho avuto il coraggio di vivere questo amore. Scusami se non ti ho detto la verità su quanto eri preziosa e importante per me. Scusami se non ti ho dato il valore che ti meritavi di avere. Ti verrò a dire che sono libero per te adesso e che questa mia indecisione è solo dovuta alle paure di perdere qualcosa di più grande. Io penso che tu sei la cosa più bella. Io non voglio sbagliare questa volta. Devo cercare prima di venire da te un equilibrio, perché io voglio farti una proposta vera, una proposta seria. Io mi dichiarerò a te. Voglio farti una dichiarazione a tutti gli effetti. E dirti che tu sei il mio desiderio e voglio farti una dichiarazione, sì. Voglio dirti che io ti amo e ti voglio sposare, voglio stare con te. Questa tua freddezza, questo silenzio tra di noi non è possibile. Io voglio un nuovo inizio con te, perché è con te che io ho bisogno di camminare in questa vita, è con te che io voglio stare. Ti verrò a cercare. Anche se non vorrai, anche se cercherai di dirmi che non è possibile vederci, io cercherò un incontro. Forse guardandoti negli occhi, quando ti bacerò, sentirai tutto l'amore che provo per te, anche quello che non sono riuscito o non riuscirò a esprimere a parole. Ti prego, credimi. Credi ancora in noi, credi ancora in me. Completi. Ok, questo era il messaggio per i ragazzi e le ragazze della seconda bottiglietta, seconda variante. Tiriamo fuori ancora qualche parolina, poi vediamo parole chiave, scusate, letterine, sono ubriaca dopo 2 ore e mezza, letterine, canzoncine, e qualche prossimo evento per voi. Vediamo un po'. Mi sento bloccato in questo momento, ma voglio un'altra possibilità. Troviamo un accordo tra me e te, vuole un accordo con te o con qualcun altro anche, magari sta trovando un accordo con qualcun altro con cui si sente in trappola. Il mio cuore è fedele a te, sto tornando da te, dice. Per qualcuno potresti tu o quella persona o la terza energia, se esiste, qualcuno potrebbe avere dei capelli rossi, ci potrebbero essere ancora bambini di mezzo o vi siete conosciuti da bambini. In questo momento vi state ignorando, fate finta di ignorarvi. Ti vuole fare una sorpresa questa persona. Per qualcuno ci potrebbe essere una vendita importante di qualcosa. Qua c'è qualcuno che era collegato alla prima variante. E qui per qualcuno potrebbe essere che questa persona o tu usate una divisa o sì, una divisa, qualsiasi tipo di divisa, dal militare a una divisa di lavoro. Qua mi parlano di divisa. È insicuro in questo processo, è ancora l'incontro, è insicura in questo momento, sta cercando un equilibrio. Abbiamo visto che stava appunto cercando un equilibrio questa persona, quest'anima. Vediamo un pochino qualche letterina. Tra di voi qua, se non c'è la letterina, è stata via risparmiata in parte, comunque è anche per voi, lo dico per chi mi chiede, se non c'è la letterina non è per me. Certo, l'importante è che il messaggio abbia un senso, perché se no lascia andare, perché anche se c'è la letterina, ma il messaggio non c'entra con la tua storia, la tua vita, vuol dire che non è per te e ce ne sarà un altro un'altra volta, ok? Allora, R, K, F, V doppia, S, L, E, N, Q, X, H, C, U, A e Z. Queste sono le letterine. Ok, adesso vediamo. Sì, sto controllando se non mi erano volate fuori. Vediamo un po' qualche segno zodiacale ascendente per te o quella persona. Capricorno, Leone, Cancro, Gemelli, magari non c'è il segno, ma c'è la letterina o viceversa, o il numero. Cancro, Gemelli, Leone, Capricorno, Vergine,
Sagittario, ancora una, qual è? Ariete. Ok, segno zodiacale tuo della tua o ascendente tuo o della tua persona speciale. Qualche numerino che può essere data di nascita tua della tua persona, un giorno importante che avete vissuto o magari il prossimo che vi vedrete. Qui è volato, oh mamma, starò volando. Allora, il 4, il 7, il 27, vediamo questa qui, 2, 24, 19, 21, 8, 11, 10, 25, 1, 30, 6 e l'ultimo 13. Ok, questi sono i numerini. E le canzoncine, come ho detto ai ragazzi della prima variante, vediamo se con la musica l'universo ci dà una sincronicità per confermarci che una parte di questo messaggio è per voi. È un giochino che facciamo sempre. Potrebbe essere canzoni che oltre che vi siete già dedicati o avete dedicato pensando a questa persona, oppure l'universo ci comunica così. Magari accendete la televisione e parte questa canzone. O magari come sigla di una pubblicità, oppure salendo in macchina partirà la radio, o magari nel bar dove andate a fare colazione la sentirete. Ecco, quelle sono sincronicità che l'universo vuole mandarti per confermarti che effettivamente una parte di questo messaggio potrebbe essere anche per te. Vediamo un po' che canzone esce per i ragazzi e le ragazze della seconda variante. Stella Stai di Tozzi. Alba Chiara di Vasco, Poetica di Cesare Cremonini, Ricordi del cuore di Amedeo Minghi, Comunque andare di Alessandra Amoruso, Paola Chiara Furore, Semplicemente degli Zero Assoluto, ancora una. Poi ai prossimi eventi devo dire per voi, Io camminerò di Tozzi. Queste sono le canzoni che potreste ascoltare come sincronicità dopo questa canalizzazione, o magari l'avete ascoltata poco prima di sentire questo messaggio. Se così fosse, mi raccomando, ragazzi e ragazze, aspetto i vostri feedback che ci tengo tanto ad avere, e grazie ancora anche tra l'altro dei messaggi che mi mandate sempre. Voglio vedere con voi qualche prossimo evento che può accadere, ragazzi della seconda variante. Per qualcuno arriverà un regalo in arrivo da qualche persona di queste energie. Questa persona potrebbe farti un regalo. Per qualcuno potrebbe esserci un risarcimento, un rimborso per questa persona o per te, che magari cambieranno le cose. Anche un nuovo contratto di lavoro per qualcuno. Tu avrai delle risposte positive in merito alla situazione con questa persona, dicono, ok? Per qualcuno, vendita o acquisto importante, qua c'è, guardate, non ci credo, vendita o acquisto importante, stavo dicendo, c'è qualche legame con la prima, perché questa cosa sta continuando a uscire da un po' di tempo. Scoprirete qualcosa, secondo me c'è qualche collegamento con un'energia che spesso leggiamo, che deve fare qualcosa di importante. Magari deve cambiare casa, lavoro e quindi si deve trasferire, o magari deve trovarsi in un'altra situazione se si sta separando, non lo so, però c'è qualcuno che vuole mandare un messaggio a qualcuno di voi. Guardate, chiusure benefiche, inizio di qualcosa, qualcosa tornerà a te. Firma importante. Per me qui c'è qualcuno che sta chiudendo una situazione, questo vale per qualcuno che ha questa situazione a tre, diciamo, e magari deve cambiare casa per quel motivo lì. Mi stanno dicendo questo. Se non c'è nessun altro, sappi che qualcuno vuole tornare da te per ricominciare da capo. E magari ha chiuso qualcos'altro, non per forza una relazione, magari ha cambiato lavoro per riavvicinarsi a te, o cambia casa perché magari abitate lontano e si avvicina a te e ricominciate da capo. Questo era un po' il senso del messaggio. Allora, grazie a tutti, ragazzi e ragazze, dell'attenzione. Spero che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare. E niente, datemi feedback che mi fanno piacere, mi aiutano, e soprattutto grazie ancora a tutti dell'attenzione. Ciao ciao!